Grazie mille. Allora inizio io un po', facendo un po' mi presento, sono il dottor Bocci Francesco. Non so se mi conoscete già qualcuno. Lavoro da clinico da molti anni, sono psicoterapeuta adleriano e dal 2018-19, grazie anche a un libro che era stato scritto insieme a alcuni colleghi, tra cui anche Nevoda, che ha un capitolo in quel libro, ho iniziato a pensare di poter inserire la psicologia all'interno del mondo videoludico, un po' per passione, perché sono un appassionato di videogiochi da tempo, da quando ero piccolo, e un po' perché nel videogioco in realtà ci sono tutti gli elementi del gioco. E quindi proprio in quegli anni ho detto: voglio provare a vedere di fare qualcosa che potessi inserire, sta parlando del pre-COVID. 2018, quando ancora parlare di gioco, psicologia non era così semplice, perché poi il Covid ha fatto cambiare molte cose, anche in positivo, diciamo, e soprattutto in quegli anni lì, nel 2018, parlare di gioco e psicologia era qualcosa un pochino o legato molto all'infanzia o comunque, no, legato a qualcosa di un po' di infantile, di poco produttivo, di poco tangibile. Ecco. Invece questo libro poi è uscito, adesso purtroppo la casa editrice è fallita e lo stiamo ripubblicando con Feltrinelli, lo ripubblicheremo, io sono la SAI. Ecco. L'anno prossimo verrà ripubblicato con Feltrinelli e questo libro ha dato il via poi a tutta una serie di incontri e comunque di progetti legati proprio alla psicologia del videogioco, che hanno messo insieme, fino a mettere insieme quell'approccio della videogame therapy che è nato nel 2019, un approccio registrato, un marchio registrato, la clinica, no? Tecniche integrate di psicologia con il videogioco. Quindi un approccio che utilizzasse il videogioco commerciale all'interno di percorsi di psicoterapia e di supporto psicologico, ok? Quindi questa è un po' una premessa per dire da dove vengo, no? Ho lavorato 15 anni in psichiatria, lavoro nelle dipendenze, con i ludopatici, ho lavorato anche con la psichiatria giovanile a Monza, in un centro di uno psichiatrico per adolescenti. E quindi, insomma, diciamo che la matrice clinica, no? Quindi ancora di più l'importanza, il valore del gioco nella clinica, lo ritengo un valore importante, proprio per fare anche clinica, per fare anche sì che la persona possa riscoprire delle parti di sé giocando. Detto questo, magari ci piacerebbe adesso sentire un po' voi chi siete e che cosa vi aspettate da questo incontro di questa mattina e come mai siete qua oggi. Di introduzione. Allora, dobbiamo fare un po' di chiarezza. Quando parlo di videogioco, intanto devo avere bene in testa che il videogioco è un gioco. Quindi le dinamiche che attiva sono quelle che vengono attivate anche dal gioco che conosciamo noi, dai 40 in su, insomma, è un gioco classico, no? Un gioco che metteva in campo in primis il corpo. Il videogioco mette in campo in primis la mente, ma è un gioco, ok? Detto questo, ecco, è importante definire alcune cose. Le prime è che dobbiamo avere in testa molto bene perché mi interessa il videogioco a livello di strumento da applicare a qualcosa. Abbiamo detto scuola, abbiamo detto genitore, no? Perché anche in casa si può applicare il videogioco. Abbiamo detto biblioteche, abbiamo detto centri CAG. E poi io ci metto la clinica anche, ok? Allora, c'è un filone, questo per fare proprio chiarezza, se no facciamo confusione, c'è un filone che riguarda l'utilizzo del videogioco in quella che è la psicopedagogia, ok? Cioè l'utilizzo del videogioco per agganciare le persone, i ragazzi, agganciare, tu intervieni, Sì. agganciare quelli che non riescono a entrare in comunicazione con noi, quelli che vengono chiamati anche a volte NEET, no? Coloro che non studiano, non lavorano, non hanno interessi, non giocano, perché il NEET non è l'hikikomori. L'hikikomori è comunque una persona che il suo mondo ce l'ha. È vero che magari è un mondo un po' delirante, un mondo un po' fuori da tutto, ma ce l'ha.
relazioni che Kokomoi le ha all'interno del suo sistema virtuale. Il Meet no. Quindi l'aggancio è tipo per queste persone, oppure per chi, come diceva la collega, ha bisogno di ritornare un po' a collegarsi con quello che è il mio ruolo, ok? Tipo l'insegnante che non riesce ad agganciarsi con gli alunni, il genitore che non riesce ad entrare in comunicazione con suo figlio. Ecco, quindi a livello psicopedagogico il videogioco può avere questa funzione di aggancio. Un'altra funzione che può avere a livello psicopedagogico, che poi ci entrerà Federico, è quella legata al fatto che il videogioco ha una funzione contenitiva. Okay? Che vuol dire che mentre gioco al videogioco in primis, ma anche al gioco classico, ripeto, perché il videogioco è un gioco, io sono dentro un sistema di regole. Okay? Quindi io sono dentro un sistema regolato. E in quel sistema regolato io posso fare molte cose. Posso sentirmi onnipotente, posso sentirmi libero di esprimere emozioni indicibili. Posso sentirmi libero di competere con qualcuno. Posso sentirmi libero di esprimere una parte di me che altrimenti non verrebbe espressa al di là, no? Dell'ambiente di gioco. Posso sentire, il bambino si può sentire libero anche di dare valore ai suoi errori, quindi può imparare anche a vivere la frustrazione giocando, ok? E anche a riprovare sbagliando. Può sentirsi libero di morire, di uccidere, perché nel videogioco, all'interno di un sistema di regole, si uccide anche. Chiaramente sto parlando di uccidere, nel senso si distrugge, ok? Non tutti i videogiochi sono violenti, anzi, oggi sempre meno. Però, chiaramente, la dimensione della morte è una dimensione interessante. Quindi potremmo stare qui 2 giorni a parlare di cosa può avvenire all'interno di un ambiente regolato. Voi pensate, voi capite che a livello psicopedagogico questa cosa ha un gran valore. Cioè, io da caregiver, no, permetto al ragazzo o anche all'adulto di stare dentro un ambiente regolato e quindi di allenare in qualche modo quelle che sono anche denominate skill. Quindi a livello anche di skill, il videogioco attiva, no, vari processi e abilità mentali. Pensiamo all'attenzione, pensiamo al problem solving, pensiamo all'assertività, pensiamo anche alla mentalizzazione, cioè a mettersi, no, a pensare, a identificarsi con l'avatar o con gli avatar del videogioco. Pensiamo anche alla team working, cioè a lavorare insieme, a cooperare nel caso dei giochi online, dei multiplayer, che oggi sono sempre più forti. Quindi anche quella è una skill, ok? Pensiamo anche ai giochi di guerra, Call of Duty è uno dei più grandi giochi multiplayer, quindi devo lavorare in squadra, le guerre sono di contorno, in realtà il grosso è il lavoro di squadra. Ma anche altri, pensiamo a Fortnite, a molti altri, Among Us, ecco. Quindi tutte queste skill che, ripeto, all'interno di un sistema regolato vengono attivate. Un'altra skill molto importante è quella della cognizione spaziale, cioè all'interno di un videogioco io mi ricreo un po' una mappa mentale in cui devo capire dove sono in questo ambiente virtuale, ok? Ecco, tutte queste skill giocando si allenano e poi chiaramente uno dei ruoli psicopedagogici è quello di dire, ok, come stai attivando quelle skill? Uno dei ruoli del caregiver è quello, come le stai attivando durante il gioco e quindi nella tua vita, in certi ambiti di vita, come le attivi, ok? Anche per esempio a livello scolastico, no? Cioè, giocando attivi delle skill, studiando le attivi allo stesso modo. Quindi tutta questa parte qua è la parte che io chiamo parte più, diciamo, legata a quello che è l'attivazione di un livello cognitivo della persona attraverso il gioco, che riguarda anche una dimensione più psicopedagogica. Poi c'è un'altra parte, anche qui per non fare confusione, che viene chiamata in qualche modo parte più narrativa, ok? Cioè o immersiva, anzi. Mi spiego meglio, immersiva, trasformativa, narrativa, cioè una parte in cui giocando io
poi ce ne parlerà meglio Federico, attivo quello che viene de definito flow, cioè una dimensione, un flusso di coscienza, si chiama così, flow è un termine coniato da un psicologo americano che si chiama Chimaeschi, che è morto 2 anni fa. C'è un bellissimo libro che si chiama Flow, che ci spiega bene che cos'è, ma non è altro che una dimensione in cui c'è un equilibrio tra le sfide dell'ambiente, quindi qua si muove anche le sfide del gioco, e le mie abilità, non solo cognitive, ma anche quello che metto in campo io a livello di emozioni, per esempio. Quindi stiamo su una parte più emotiva, e più legata all'identificazione con qualcosa che avviene nel gioco. Quindi con quello che in psicologia si chiama proiezione, cioè io nel gioco proietto delle cose, ok? Delle cose anche inconsce. Chiaramente lo dice in biblioteca il CAG, questa parte magari mi interessa meno perché io lavoro sul contenimento, sulle skill, sull'aggancio, però pensate al potenziale anche di questa parte, che è quella più clinica, che è quella poi che in qualche modo nell'approccio della video game therapy si fa maggiormente, no? Che è quella che attiva anche degli insight, cioè delle dimensioni, diciamo, delle parti che vengono fuori giocando, che riguardano magari anche dei ricordi, che riguardano delle situazioni di vita, anche dei pensieri brutti, che magari il bambino, il ragazzo adulto giocando può tirare fuori. Quindi è uno strumento che si può utilizzare molto anche in percorsi più narrativi, no? O di supporto psicologico, anche di psicoterapia. Questa parte qui è molto legata anche a quello che viene definito storytelling, cioè io mentre gioco, partendo dal mio gioco, partendo dalla percezione di quello che è la mia seduta di gioco, posso creare delle storie. Questa parte, secondo me, se in un centro, in una libreria, in una, scusate, in una biblioteca o in un luogo dove ci sono dei psicologi, si può attivare questa parte qui. Pensate anche ai laboratori di teatro, di psicodramma, cioè la parte del videogioco come mezzo che facilita la narrazione, che facilita l'identificazione, che facilita questa parte più di proiezione di qualcosa, può portare poi alla costruzione di storie. Di storie che vanno anche al di là del gioco stesso. Okay? Quindi vedete come siamo in un ambito più profondo. Ecco, l'altra cosa che invece vi voglio dire, che riguarda forse più le scuole, e sì, in particolare le scuole, è quello che oggi viene chiamata gamification, ok? Che cos'è? Che non c'entra prettamente col videogioco, ma è l'utilizzo di elementi ludici in ambienti in cui non si sta giocando, ok? Quindi l'utilizzo di elementi ludici che permettono di aumentare la motivazione, no? L'immersività e anche in qualche modo quindi diciamo la motivazione a interiorizzare meglio delle cose perché, no, con l'inserimento di elementi ludici il ragazzo è più immerso, no, in qualcosa che, si torna al discorso del flow, lui riesce comunque a controllare e riesce in qualche modo ad agire in quello che sta studiando, non solo a essere un uditore passivo. Vi dico questo perché a volte si fa confusione tra videogioco, skill, gamification, cioè sono cose, voi pensate come a una piramide che ha tanti piani, ok? Il piano più profondo è quello, vi ripeto, della narrazione, no? Poi salendo si va verso una dimensione più legata al gioco come attivazione di certe skill, al gioco come videogioco come aggancio, no? E anche al videogioco come strumento per apprendere meglio, per consolidare delle conoscenze, per validare delle conoscenze, per valutare anche da dove partono i ragazzi. Quindi questa è la gamification a scuola, okay? In azienda la gamification viene usata molto per il discorso del team building, del team working, del co-working, della cooperazione, quindi per inserire elementi ludici in un ambiente di lavoro in cui è importante attivare quelle determinate skill. Quindi in questa piramide, no? Io dove mi pongo? Voi che siete qui dovete pensare a quello, no? Dove sto? Voglio stare su tutta la piramide, ok? Lo psicologo digitale, che oggi stanno nascendo come funghi, per fortuna, alcuni secondo me molto validi,
o lo psicologo che lavora quindi anche col videogioco, Federico è uno di questi anche, oltre ad essere un clinico, possono dire: io sto su tutta la piramide. L'insegnante sta più sulla parte dell'attivazione di elementi ludici in classe perché questi elementi ludici permettano un consolidamento del materiale da studiare oppure una valutazione migliore di come il ragazzo si pone rispetto a quel materiale, perché io attivo, ripeto, una dinamica immersiva attraverso il gioco, o comunque attivo delle skill attraverso il gioco. Lo psicopedagogista può dire, o bibliotecario, faccio un laboratorio dove posso attivare delle skill, ok? Faccio un laboratorio dove posso lavorare su queste skill, oppure dove posso lavorare sull'aggancio, ma sull'aggancio guidato. Qui non metto la PlayStation in biblioteca e basta, no? No, la PlayStation diventa un luogo in cui qualcuno esce dal suo mondo e si mette a contatto con qualcun altro, no? E quindi attraverso il gioco questo è possibile. Perché dico questo? Perché come professionista, noi abbiamo, come team Video Game Therapy, abbiamo creato delle collaborazioni, no? Intanto con l'Università di Bicocca e con l'Università di Bergamo per quanto riguarda la dimensione più clinica del videogioco. Ci sono delle tesi sperimentali che si stanno attivando adesso, stiamo scrivendo un paper, e poi con gli EduGamer di Torino, che è un gruppo molto importante e molto grosso, che lavora più sull'aggancio, sulla parte dell'osservazione del ragazzo mentre gioca, quindi molto interessante per i genitori, sulla parte anche del riconoscimento di alcune skill mentre si gioca e sulla correlazione tra vita e tra situazioni di vita e modalità di gioco. Ok? Ecco, quindi non so se mi sono spiegato. C'è questa panoramica, altrimenti si fa confusione, si pensa che il videogioco sia solo una cosa, ma in realtà attiva molte cose. Perché attiva molte cose? Perché appunto, essendo un gioco, di base, è la prima forma di esplorazione del bambino, il gioco, quando nasce. Cioè, il bambino quando nasce esplora il seno della madre, esplora gli oggetti intorno a sé, inizia a guardarsi intorno, prima ancora di qualsiasi altra cosa, è attraverso una dimensione esplorativa che lui poi filtra un po' la realtà, no? Ecco, il gioco di base è qualcosa di esplorativo. Lui ha detto prima: sono curioso, vuol dire che sei un giocatore. Se non si gioca, se non si è curiosi, scusate, non si può giocare. Bisogna imparare a essere curiosi. L'altra cosa è la dinamica del piacere, che si collega poi al flow. Cioè, giocando io provo piacere. Perché provo piacere? Perché il gioco, il videogioco anche, soprattutto il videogioco oggi, perché ha molte più variabili in atto, no? E anche un'estetica particolare. Il videogioco ci permette appunto di entrare in un'esperienza immersiva, in questo flow, no? Che ci permette poi in qualche modo di sentirci in equilibrio. In equilibrio rispetto al fatto che io, mentre gioco, sono capace di agire in quello che è lo strumento, in quello che è l'ambiente virtuale del gioco, che è costruito da qualcun altro, ma nello stesso tempo io ci interagisco dentro, io ci lavoro dentro. Quindi pensate anche alla dimensione creativa, cioè sono io che interpreto la mia storia, un po' come la lettura, interpreto la mia fiaba, no? Soprattutto nei giochi narrativi è molto bello, cioè giochi fatti soprattutto basati sulla scelta di dialoghi, su finali multipli, è molto bello entrare nella storia. In base alle scelte che si fa, emerge anche diciamo, una caratteristica della persona e di come in quel momento lì della sua vita pensa certe cose in determinate situazioni. Okay? Quindi il bambino, quando entra nell'esplorazione, prova anche piacere perché sente di poter controllare quello che sta facendo. Dov'è che si interrompe questa dimensione del piacere? Quando il gioco, comunque la parte esterna, cioè quella che è costruita esternamente a noi, prende il sopravvento su di noi. Quindi, quando un gioco controlla il ragazzo, lì si crea dipendenza. Quando il gioco, lo strumento, diventa più potente
della persona e si crea dipendenza. Ma quando è che avviene questo? Avviene solo se il gioco è costruito in questo modo, perché se il gioco non è costruito in questo modo non può avvenire. Non può avvenire perché sono io che gioco, ok? Quindi in realtà questa cosa qua succede solo quando un videogioco è costruito in modo tale da avere più potere sul ragazzo, ok? Altrimenti non è possibile. Non è possibile perché appunto è il ragazzo che entra lentamente in un ambiente regolato, no? Un ambiente in cui c'è una situazione di contenimento, e lì dentro può interagire, può agire e può trasformare, no? Anche ciò che lui in qualche modo sta agendo. Se invece il gioco non permette questa trasformazione, vuol dire che il gioco mi dice che devo fare delle cose in modo automatico e devo fare per forza delle azioni per andare avanti. Mi spiego meglio. Ci sono dei videogiochi che si chiamano freemium, no? Che sono videogiochi un po' particolari, che non sono proprio videogiochi, ma sono più applicazioni, chiamerei, che ci obbligano a comprare degli oggetti o ci obbligano a fare delle cose per giocare. Ecco, quello non è un gioco libero. Il gioco è un'attività libera perché il bambino quando esplora, esplora liberamente, se no non può vivere un'esperienza immersiva e di piacere se sei obbligato a fare delle cose. Se sei obbligato a fare delle cose non puoi provare piacere. Piacere lo provi se tu sei libero, ok? Quindi il videogioco che ci obbliga a fare delle cose toglie questa parte di libertà. Questi videogiochi sono, io non li chiamo neanche videogiochi, ma li chiamo semplicemente dei applicativi costruiti apposta per fare soldi o comunque per creare un business a discapito poi del ragazzo. Quindi bisogna stare molto attenti anche nella scelta dello strumento, del videogioco. Allora, i videogiochi non sono così. I veri videogiochi io li compro e in qualche modo li acquisto e ci gioco. Okay? Poi posso acquistare delle cose, eh? Però io vado comunque avanti, cioè non è obbligatorio. Mentre alcuni videogiochi ci dicono tu devi per forza, come un po', poi si avvicinano poi a quelle che sono le macchinette, le slot machine e via dicendo, no? In cui io devo solo premere un tasto, ma non controllo proprio niente, perché è la macchinetta che controlla me. Poi non sono giochi. Quindi, tornando al discorso iniziale, quando è che avviene un'esperienza immersiva? Quando io controllo le mie azioni. Quando io riesco a provare piacere nell'esplorare, nell'essere curioso, nel filtrare la realtà, nell'attivare delle skill come il pensiero critico o comunque semplicemente come l'attenzione, che mi permette di sentirmi in equilibrio con quello che mi viene richiesto rispetto a quello che io posso mettere in gioco. Okay? Quando si crea questo equilibrio giocando, i nostri due emisferi comunicano, cioè l'emisfero sinistro, che riguarda la memoria di lavoro, cioè il fare, no? E l'emisfero destro, che riguarda più la parte emotiva, immaginativa, sono in equilibrio. È un po' come succede quando meditiamo, quando, per esempio, in psicologia si crea una sorta di ipnosi controllata, no? Cioè, a volte giocando, io vedo mio figlio che è perso, ma lì non è che è dipendente, lì semplicemente lui sta dentro a quel sistema lì di gioco ed è immerso. Quindi devo capire la differenza tra essere immersi e essere catturati e quindi dipendenti dal gioco. Tognoni, dirò che è uno dei primi, forse il primo che ha parlato di psicologia dei videogiochi in Italia, dopo che c'è stato Lancini, diceva: differente è la passione, il flow, dalla dipendenza, che sono due cose molto diverse. Cioè, la passione è quello che mi permette di provare un piacere mentre sono immerso in qualcosa. Lì, appunto, l'inserimento di elementi ludici anche nell'insegnamento gamification ci permette di favorire questo processo. Diverso è invece la dipendenza, che è un'altra cosa, cioè quando il gioco ha il controllo su di me. Quindi quando vedo un ragazzo assorto, non è vero che è dipendente, in realtà è un ragazzo che sta vivendo un flow. Okay? Chiaramente, poi ci può essere, e lì a livello psicopedagogico, una maggiore o minore frustrazione. Allora io come caregiver posso aiutare il ragazzo e quindi aiutarlo a affrontare in modo diverso anche la frustrazione del gioco. Non ci deve essere mai la noia, ok?
Quando c'è la noia, non c'è gioco, perché la noia è semplicemente è una caratteristica che non può permettere un'esperienza immersiva. Il bambino, se si annoia, non prova piacere. La noia non dovrebbe mai essere vissuta, secondo me, dai bambini, no? La rabbia sì, la frustrazione sì, ma la noia è una cosa un po' brutta, la noia, che non è da confondere col riposo, che è un'altra cosa. Il riposo va vissuto e come, cioè il non far niente va vissuto e come. La noia non è il non far niente, la noia è io sono, diciamo, trainato da altre cose, perché altre cose mi riempiono, ok? Quindi quando il gioco è solo un riempitivo, diventa qualcosa di non utile, che facilita la dipendenza. Quando invece il gioco non è un riempitivo, ma è uno strumento esplorativo, che attiva la curiosità, ma che attiva anche semplicemente un equilibrio, no? Tra il giocatore e quello che è l'ambiente di gioco, ecco allora il gioco crea quello che appunto è quello che viene chiamato poi flow, che poi ce lo spiega meglio lui, cioè che ha delle caratteristiche ben precise. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Che già a livello anche di laboratorio, in un ambiente come la biblioteca, io posso pensare che posso lavorare sulle skill, posso lavorare anche sull'aggancio, ma posso anche vivere un'esperienza immersiva, trasformativa, che poi, se voglio, posso fare dello storytelling, posso andare un po' più sulla narrazione e quindi magari faccio dei laboratori più creativi e anche un pochino più legati a ciò che appunto si proietta nel gioco stesso, oppure semplicemente posso pensare di far vivere proprio la persona, al ragazzo, la differenza tra essere consapevole di essere immerso in qualcosa di piacevole, oppure rispetto al fatto di essere appunto catturato da qualcosa che è una cosa ben diversa. Okay? A livello scolastico è molto interessante che se in classe ricreo un flow condiviso, io poi riesco a, non solo a agganciare meglio i ragazzi, ma riesco anche a portare i ragazzi in modo più facile, diciamolo, in modo più fluido, le conoscenze anche della materia stessa che sto trattando. Okay? Perché questo? Perché appunto in quel momento lì in cui si crea un flow condiviso c'è un equilibrio tra i due emisferi, quindi anche la curiosità è maggiore, la motivazione è maggiore, il coinvolgimento in quello che si sta facendo è maggiore, anche a livello fisico si attivano dei processi mentali che portano proprio una maggiore attenzione a quello che sta avvenendo. Okay? Quindi molto diversa dalla dimensione passiva in cui io ti dico delle cose e fine. Quindi un conto è spiegare, basta, un conto è coinvolgere attraverso elementi anche ludici la classe. Quindi è quasi un'opportunità di videogioco in questo senso. Ecco, io vorrei passare poi la parola a Federico rispetto magari a un discorso, se avete domande fatele, anzi, a un discorso più legato al flow e a cosa avviene durante il flow e poi magari iniziare anche a capire varie tipologie di videogiochi, no? Perché noi abbiamo tantissimi titoli che ci vengono proposti ogni giorno, ma in realtà le tipologie sono sempre un po' quelle, quindi anche nella scelta del videogioco devo capire un certo tipo di videogioco che cosa va a attivare, no? E questo noi della videogame therapy lo facciamo un po' da tempo ormai, cioè colleghiamo la tipologia di videogioco rispetto a una determinata area o anche a un determinato sintomo, a un determinato stile di vita della persona, ok? Vai, Fede. Grazie. Io sono il dottor Federico Lova, anch'io sono psicologo psicoterapeuta e diciamo che il mio ambito principale di interesse e anche di specializzazione è sempre stata un po' la psicologia del digitale, quindi oltre che tutto l'aspetto videoludico di cui vi ho appena raccontato Francesco, io mi occupo anche della psicologia e dei processi psicologici rispetto ai social network, alle nuove tecnologie, social media, quindi è un po' il mio ambito di interesse. E, beh, in realtà Francesco ha già dato molti stimoli, non vorrei aggiungere ulteriore carne al fuoco perché secondo me ci sono già diversi concetti molto interessanti. Mi aggregherei quindi aggiungendo
come posso dire, declinando tutto quello che Francesco ci ha raccontato, partendo da alcune magari esperienze personali, un po', come posso dire, dal punto di vista, diciamo così, applicazione pratica, diciamo, una cosa di questo tipo. Allora, partendo dall'ultima cosa di cui raccontava, che in realtà si rifà a quello che ci diceva la signora prima rispetto all'insegnamento, che in realtà già questo, secondo me, è indice di una buona attenzione, perché già rendersi conto che serve un canale comunicativo differente per riuscire a cogliere l'attenzione di questi personaggi che sono i preadolescenti, che ci sembrano al momento inafferrabili, in realtà indice già di un'ottima sensibilità, perché molte persone neanche se ne rendono conto e tendono a trovare risposte facili. Invece qui c'è stata un'attenzione, poi in seguito dal passaggio, di dire d'accordo, al di là di quella che può essere magari la mia diffidenza per lo strumento, voglio però provare a capirci qualcosa. Ecco, partiamo dal presupposto che questa è già un'ottima base di partenza, cioè è una condizione, condicio sine qua non, poi non si riesce a procedere. Quindi già che ci sia questa attenzione per poi trovare una soluzione creativa, è già un ottimo punto di partenza. E su questo, proprio sull'ultima parte che diceva Francesco, volevo portare l'attenzione su quelli che sono stati gli aspetti simbolici della nostra generazione. Io faccio sempre questo esempio. Non so se a voi è capitato di vedere nelle ultime Olimpiadi, ma diversi atleti che arrivano al top, quindi arrivano su podio, nelle loro risultanze, nei loro festeggiamenti, sempre di più, introducono gli elementi tratti dai manga, tratti dai cartoni animati, tratti dai videogiochi, che richiamano qualche personaggio particolare, non so, Goku di Dragon Ball, Naruto, piuttosto che altri videogiochi dove ci sono dei personaggi e loro riportano la loro risultanza. Questa è una cosa che fa sorridere, però se noi ci riflettiamo rispetto a questa cosa qui, è questo indice del fatto che nella loro narrativa, nella loro immaginazione, se le vecchie generazioni avevano Ettore, Achille, l'eroe della tragedia greca, quindi per noi simbolo di forza, o per, come posso dire, un Achille da una tradizione proprio classica, simbolo di forza e archetipica, quella cosa lì, cioè questi sono elementi che a livello immaginativo hanno un fortissimo impatto, cioè non sono più semplicemente un cartone animato, hanno delle figure archetipiche, tutta la cultura mainstream delle nuove generazioni, cioè hanno questo potere, quello che, parola difficilissima, però viene definito simbolo poiesi, che è la generalizzazione di un elemento simbolico, quindi quale rappresenta la forza, questo rappresenta quell'altro. Quindi in realtà partiamo dai punti di vista comuni, cioè tutti noi facciamo questa cosa, cioè tutti noi, la nostra attenzione può essere catturata solo se ci parlano con dei simboli che noi abbiamo interiorizzato, su cui c'è una semantica comune. Quello che probabilmente ci raccontava sperimentato, effettivamente questi simboli stanno un po' cambiando. Quindi questa incomunicabilità spesso nasce dal fatto che questa semantica comune faccio un po' fatica a trovarla. E quindi conoscere un po' quali sono i simboli della forza, dell'esultanza, di questo e di quell'altro, rispetto alla nuova generazione che deriva fortemente, mutuato fortemente dall'ambito videoludico e anche della cultura mainstream, è sicuramente il primo passo per poi capire qual è il linguaggio comune che possiamo parlare. Questo era giusto per riprendere quest'ultima riflessione, perché secondo me era molto importante. Ora, rispetto al flow e tutto ciò che riguarda l'equiparazione tra la sfida e il livello di abilità, io, oltre alla parte di psicologo, parallelamente porto avanti anche un percorso da sportivo e tecnico-sportivo, perché sto facendo corsi istruttori per lo sport della scherma, sport purtroppo poco praticato, però secondo me molto affascinante. E tendo molto a ricercare quelli che sono gli elementi comuni fra lo sport, i videogiochi e le abilità che sono portate avanti da entrambe, diciamo, da entrambe le discipline. E secondo me la prima cosa importante, proprio rispetto al flow, la questione qual è il flow? Se noi immaginiamo un piano cartesiano, ci immaginiamo un asse che ci parla del livello di sfida e un asse che ci parla del livello di competenza percepito, fondamentalmente si creano quattro quadranti e a seconda di dove uno si colloca possono essere sperimentate diverse emozioni. Cioè, se per esempio c'è un alto livello di competenza percepito e però un basso livello di sfida, subentra la dimensione un po' della noia. Cioè, se io sono molto capace a fare qualcosa, ma questo qualcosa lo percepisco come semplice, di poco impegno, tenterò a stufarmi abbastanza alla svelta e a non ricevere una gratificazione particolarmente elevata. Se invece io ho un basso livello di competenze e un alto livello di prestazione, quindi se io sento che un compito è molto difficile, ma per contro la mia autopercezione è quella di una persona
non troppo competente in materia, invece subentrerà la dimensione dell'ansia, quindi una dimensione di schiacciamento, di angoscia che è bloccante. Ci sono poi tutte, adesso non sto qui a farvi tutta come posso dire, sciorinare tutta la lista, però diciamo che il livello ottimale è quando c'è un alto livello di sfida, però non eccessivo, quindi non alto livello inteso come rasenta l'impossibile, ma una sfida per cui viene richiesto molto molto impegno e al tempo stesso però io ho un'ottima percezione delle mie competenze. In questo caso molti atleti, ma in realtà anche molti musicisti, molti pittori, anche del passato, quando leggete qualche loro memoria così, raccontano una sensazione simile, si raggiunge questo stato di flow, che è sostanzialmente un perfetto punto di equilibrio, da cui deriva la famosa peak performance o transagonistica degli atleti, in cui c'è una percezione della sfida molto alta, perché magari io sto competendo a un top level, sono alla finale delle Olimpiadi, quindi di fronte a me ho un avversario che ha tendenzialmente uno scarto di abilità fra me e lui è incredibilmente minimo, perché per arrivare a quei livelli vuol dire che siamo al top del top. E nonostante questo alto livello di sfida, io però ho anche una forte fiducia rispetto alle mie competenze. Questa cosa è molto importante perché qual è l'applicativo che passa dal videogioco a, per esempio, la scuola, un ambito educativo o a altri ambiti in cui si può derivare dall'aspetto videoludico qualcosa di educativo e psicoeducativo. Che uno dei motivi principali per cui i ragazzi giocano, anche se non lo sanno magari esprimere verbalmente, ma se provate a indagare, vi assicuro che più o meno qualche risposta simile vi arriva, è proprio questo. Cioè, laddove io magari ho avuto dei rimandi scolastici non particolarmente gratificanti, perché io posso avere delle difficoltà, ho una situazione familiare complicata, ci sono una serie di condizioni tali per cui io a scuola non riesco a performare bene. Se noi ritorniamo a quel piano cartesiano di cui vi parlavo prima, quello che succede è che io ho una personale percezione delle mie competenze piuttosto scarsa e avverto invece il livello di sfida, il livello di prestazione richiesta magari dal programma scolastico, dalla materia, dalla verifica, come eccessivamente alto. Questo crea un'ansia bloccante e io non faccio altro che riperpetuare costantemente questo circolo per cui io non ho le competenze di assolvere i compiti che la scuola mi chiede, quindi magari ho brutti voti, non riesco a studiare, questo poi mi crea un'impotenza appresa, tale per cui anche nelle situazioni in cui potenzialmente potrei farcela, sono talmente abituato a vivere con la dimensione lì che manco ci provo, e questo succede nella scuola, per esempio in ambito educativo, in ambito educativo scolastico, ma anche nell'ambito educativo delle skill percepite, abilità sociali. Ci sono molti ragazzi che hanno difficoltà di socializzazione, magari hanno qualche disturbo dell'apprendimento o qualche disturbo del comportamento, tendenzialmente avvertono questa sfida sociale allo stesso modo, cioè io non ho le competenze necessarie per affrontare la sfida del di turno del mondo. E questo non fa altro che perpetuare magari l'utilizzo di strategie disfunzionali. Dov'è che si instaura il gioco? Il gioco invece mi permette di fare quell'esperienza positiva di qui sopra. Quindi io vado a compensare, tra virgolette, questa cosa, perché se nella mia quotidianità io percepisco questo scarto, invece il gioco, che mi propone delle sfide graduali, che sono basate comunque sulla mia abilità, ecco, ripeto, gioco come ce lo spiegava Francesco, quindi non quelle applicazioni cosiddette in gergo tecnico pay to win, cioè vuol dire che io devo pagare per poter vincere, che sono tra l'altro truffaldine perché sono free to play, quindi hai un'iscrizione e un inizio della fruizione del gioco in maniera totalmente gratuita, ti instaurano una dinamica iniziale di competizione con gli altri dove sono tutti alla pari, poi ti dicono bene, adesso io comincio a farti sperimentare una frustrazione dietro l'altra, perché tu non riesci più a vincere se non acquisendo quello strumento che altri videogiocatori hanno. Come lo acquisisci? Acquistandolo. Quindi non questa cosa qui, ma quello che ci spiegava prima Francesco, è io mentre gioco, uno dei motivi per cui i ragazzi sono così assorbiti, assorbiti, scusate, è proprio per questo motivo, perché io faccio esperienza di competenze. Io in quel momento sento che la sfida che mi richiede il videogioco e il mio livello di abilità sono alla pari e questo mi crea una grande gratificazione perché mi dà la sensazione di avere delle competenze, di avere delle capacità e di essere in grado di fare qualcosa. Dov'è che si instaura appunto anche una dinamica di dipendenza, oltre alle componenti del gioco che assolutamente sono da denuncia, infatti c'è anche un movimento che sta comunque di videogiocatori strong che sta mandando avanti delle petizioni per eliminare certe dinamiche nel game design. Però l'altra questione è quella di dire che la dipendenza si instaura appunto se questo processo non viene poi traslato, trasposto nella quotidianità, ma rimane un elemento compensativo e a quel punto diventa come una sostanza. Cioè la questione è, io ho un disagio emotivo, ho qualcosa che mi fa stare molto male e a quel punto io trovo in alcune caratteristiche del videogioco un elemento
di una stampella, diciamo così, che mi permette di far fronte a quella cosa lì. Però siccome io poi non lo traduco a livello, non lo interiorizzo, ma lo uso solo come se fosse un qualcosa di esterno al quale io attingo, allora rischia di diventare una compensazione non funzionale, cioè non qualcosa, uno spunto che io poi posso portare nella quotidianità, ma diventa, ok, io se non faccio quella roba lì, allora non mi sento competente. Quando smetto di fare quella roba lì, allora io mi ritornano sintomi come l'ansia, l'angoscia, sintomi depressivi, e quindi io devo fare quella cosa lì per non sentire queste cose qua. Fondamentalmente è questo che alla fine è. E quindi in quel caso, cioè, il videogioco non è tanto, perché quello che ci spiegava Francesco sono dei videogiochi che proprio si basano sul circuito di ricompensa del nostro cervello e quindi provocano attivamente proprio magari elementi di dipendenza. In questo caso c'è un altro elemento che è la causa del disagio psicologico e il videogioco altro non fa che andare a tappare quella cosa lì, ma se non fosse stato il videogioco probabilmente sarebbe stato qualcos'altro, perché in realtà quello che il videogioco fa è andare magari a anestetizzare una serie di disagi. Quindi detto questo, com'è che io posso, quindi in qualunque ambito, che sia scolastico, educativo o di altro tipo, replicare questa cosa? Beh, per esempio, io posso provare a analizzare le componenti di un videogioco. Cioè, molti videogiochi che cosa che hanno? Una difficoltà crescente che ti dà, attraverso un sistema di feedback, una serie di rimandi rispetto al tuo progresso. Quindi io ho un personaggio, per esempio, che è a livello 1. Lui va avanti nel gioco, affronta una serie di sfide, queste sfide gli permettono di accumulare dei punti esperienza e questi punti esperienza a sua volta lo fanno aumentare di livello. Aumentando di livello, tu acquisisci altre capacità, altre abilità, altre forme sostanzialmente di gratificazione che ti danno la misura della tua crescita, che ti permettono di avere una cartina tornasole di quanto tu sei migliorato. Rispetto a questo io faccio sempre un esempio di uno dei miei maestri di scherma, che è un maestro di Massa Carrara. E lui si ritrovò un problema molto simile a quello che lei descriveva, cioè diceva che molti ragazzi che arrivavano da lui, giovanissimi, i genitori li portavano lì, erano molto poco motivati, oppure proprio per via di una serie di mancanze, di alcune attività che effettivamente magari una volta più analogiche venivano svolte, lui si accorse che c'erano alcune capacità di coordinazione oculomanuale, alcune abilità, insomma, motorie di base che erano un po' carenti. E quindi e lui faticava a trovare anche un canale comunicativo, cioè diceva come insegno io a questi ragazzi ad apprendere determinate abilità motorie, anche perché i metodi tradizionali che magari lui usava 10 anni fa cominciavano un po' a vacillare. E lui, con l'aiuto del suo staff tecnico, che sono tutti i ragazzi magari più giovani, hanno avuto questa intuizione, secondo me, abbastanza geniale. Cioè loro hanno deciso per il gruppo dei più giovani, quindi ragazzini dai 5 ai 10 anni, di creare una sorta di gioco di ruolo tratto dei videogiochi, cioè loro hanno fatto creare a ogni ragazzo la scheda del loro personaggio e loro gli dicevano: se tu vieni ad allenamento e ti faccio fare una serie di esercizi, quindi prendiamo sulla nostra cartina, lui diceva: siamo per esempio sul vulcano del Drago. Lui prendeva una serie di materassoni rossi, faceva il fiume di lava e diceva: devi arrivare dall'altra parte, esercizio per la percezione delle distanze, cioè devi saltare da un cerchio a un altro. Così facendo comincio a sviluppare il senso della distanza e della propriocezione, cioè cosa devo fare col mio corpo per coprire una determinata distanza. Chiaro che spiegato così, se metti solo due cerchi in terra, probabilmente oggi i ragazzi non ti seguono. Lui gli ha ricreato una narrazione del fiume di lava, eccetera, eccetera. Questi qua si divertivano come dei matti e gli diceva: arrivi alla fine, io ti do dei punti esperienza, quindi sulla scheda del tuo personaggio tu colori e hai raggiunto una barra dell'esperienza. Un'altra volta dovevano sconfiggere il mostro, il maestro è arrivato vestito aveva preso delle cose da Amazon, era arrivato vestito da mostro, perché nella scherma c'era la lezione al piastrone, cioè il maestro si fa colpire in determinati modi dall'allievo per insegnargli determinati movimenti. Prendere i ragazzi, metterli lì e fargli lezione, non lo seguivano un minuto. Nel momento in cui nella loro testa si è riattivata la dinamica della sconfitta del boss del videogioco, cioè, e delle abilità che servono per sconfiggere un boss, cioè lui è riuscito in questo modo a mantenere la loro attenzione. Tra l'altro, lui hanno avuto l'ulteriore intuizione di dire: certe missioni le risolvi solamente se sei in gruppo. Quindi, se mancano un tot di persone, non si riesce ad andare avanti. Quindi, i ragazzi si incentivavano a vicenda a venire all'allenamento, così potevano andare avanti tutti insieme con la loro scheda. Allora, questo è un piccolo esempio di come si può mutuare da delle componenti videoludiche e tipiche del game design a un'attività che in questo caso è sportiva, ma io potrei immaginare una cosa simile a magari a scuola. Ora, lungi da me dirvi dovete fare così, perché il rischio è sempre quello di dare una cosa fatta e finita, che poi magari, come diceva Lewin, non c'è niente di più pratico di una buona teoria, nel senso che ogni contesto poi necessita di qualcosa a
ad hoc sull'ambiente, quindi questa cosa che ha funzionato per lui non è detto che funzioni, però è uno stimolo per dire in che modo io riprendo quelle componenti che ci diceva Francesco, no? Gli obiettivi, un sistema di regole, perché alla fine il gioco questo ti chiede, se un gioco, se tu devi volontariamente accettare un insieme di regole, nello sport, nel calcio, se io non accetto il fatto che si giochi in 11 contro 11, possiamo essere 11 contro 1, che per fare gol io devo prendere il pallone e buttarlo nella porta avversaria, tu stai volontariamente accettando un insieme di regole anche molto complesse e molto stringenti, cosa che per i ragazzi no, come faccio a fargli rispettare delle regole? Nel gioco loro non se ne accorgono, ma loro stanno rispettando delle regole incredibilmente stringenti, perché è proprio grazie a quelle limitazioni che nel modo in cui ti dico, tu hai un modo limitato di raggiungere l'obiettivo ed è lì che si esprime la creatività. Perché è da lì che poi gli allenatori studiano gli schemi e il gioco fa questo. Quindi quando loro giocano, in realtà stanno involontariamente rispettando delle regole molto precise. E tutta questa cosa qui è traducibile, riportabile poi nel resto. Quindi se io ti riattivo tutte queste dinamiche, allora riesco a parlare con te, riusciamo a parlare più o meno la stessa lingua. E quindi questo è uno diciamo così, degli elementi, secondo me, più interessanti, più importanti, magari un'applicazione possibilmente pratica, cioè quella di dire, ok, mi studio magari più o meno quali sono le caratteristiche di game design di determinati giochi e se sono a scuola io posso fare tipo caccia al tesoro, cioè hai una serie di domande a cui te li metto come se tu fossi un indovinello, se rispondi ottieni la chiave per proseguire e in questa cosa qui io è come se incentivassi un po' un apprendimento attraverso il gioco. Un altro elemento che io mutuo sempre dalla parte sportiva e che secondo me può essere utile per la creazione di uno spazio di gaming, no? Perché ovviamente quello che diceva Francesco è che tutti questi elementi sono fruiti in maniera implicita, quindi hanno un potenziale educativo, terapeutico, eccetera. Però è chiaro che se poi manca, cioè è fondamentale la figura dell'adulto che la esplicita questa cosa, perché che altrimenti basterebbe giocare a qualunque gioco, dal gioco dell'oca al videogioco, e allora tutti incredibilmente abbiamo poi delle skill, delle abilità. Ecco, la differenza che fa l'adulto è questo, perché se tutta una serie di cose che tu hai fatto attraverso il gioco, io poi ti aiuto a portarle a galla, quindi a fare la famosa zona di sviluppo prossimale, quindi se io ti aiuto a ricostruire questo aspetto con la mia visione adulta, allora tu riesci a concretizzarlo. Quindi in un centro di inclusione, in una biblioteca o in uno spazio gaming comunque di qualche ambito, è importante sistematizzare la cosa. Come una cosa che sempre io l'ho ripresa dallo sport, per esempio abbiamo pensato, noi stiamo collaborando anche con delle realtà che si occupano di e-sport, cioè sono, non so se sapete cosa sono. Gli e-sports sono sostanzialmente quei videogiochi che vengono fruiti a livello competitivo, quindi ci sono determinati titoli su cui organizzano anche dei campionati nazionali, mondiali, ci sono delle dirette in streaming su Twitch che è tipo YouTube ma permette di fare una cosa live in presa diretta e sono seguiti da migliaia di persone, ci sono certi titoli, anche Fortnite, ma in realtà diversi titoli che vengono seguiti un po' invece che esserci la Coppa del Mondo di calcio, di tennis o di pallavolo, c'è la Coppa del Mondo di un determinato videogioco. E ci sono sempre più realtà e più associazioni che si stanno occupando di questa cosa, che ha un forte valore aggregativo, perché anche qui la questione è quella di dire c'è molto lo stereotipo che a volte purtroppo, se riprende le caratteristiche che descrivevo prima, allora può succedere, ma quindi c'è questa dimensione del videogiocatore come gamer chiuso nella sua cameretta un po' pallido, no? Che non prende tanta luce del sole, quindi è un po' malaticcio e con disagio sociale. Ma in realtà, se a partire da so io ho ricordo di me da piccolo, però io pensavo ai cabinati al bar, cioè c'era tutto l'oratorio che guardavano determinate sfide sul cabinato, perché c'è una dimensione anche di giocare e guardare giocare. Alla fine, a me a volte fa sorridere qualcuno che mi chiede: ma cosa ci troveranno a guardare qualcun altro che gioca e io dico: e tu cosa ci trovi a guardare una partita di Champions? Cioè, nel senso, stai giocando tu a calcio? No, allora perché ti piace giocare, vedere qualcun altro che gioca? Beh, perché, caspita, cioè, ci sono due squadre di alto livello, vedo espresso un atletismo, un calcio di assolutamente pregiato e certi videogiocatori professionistici, se noi andiamo a guardare le loro abilità mentali e quello che effettivamente fanno. A livello di espressione dell'abilità non è diverso un videogiocatore professionista. Chiaro che essendo il corpo un po' il grande assente, questa cosa viene vista molto poco, però non è diverso dagli scacchi. Solo che gli scacchi sono più socialmente accettati perché, ma è tutto un lavoro magari di mente.
Quindi la questione è che c'è tutta questa realtà, perché effettivamente il gioco ha diversi, e lo sport hanno diversi elementi in comune con il videogioco. E su questo, per esempio, noi abbiamo pensato, vabbè, noi li abbiamo chiamati i cinque elementi del buon videogiocatore, però giusto per dargli una forma un po' più appetibile, che erano l'elemento acqua, fuoco, terra, aria ed etere. Però la questione è quella di dire, mettere un insieme di regole che sia magari derivato un po' da quello che è un sano ambiente sportivo. Quindi il primo elemento è sempre quello del fair play. Se noi abbiamo qui uno spazio di gaming e di gioco, questo è uno spazio dove le persone giocano e si mettono in gioco. Quindi è importante avere un fair play rispetto dell'avversario, non fare quello che il gergo trolling può dare, cioè non prendere in giro l'avversario, non flexare, che è per esempio l'atteggiamento per cui io ostento la mia bravura. E questo, quindi lo stile, buon videogiocatore, così come il buon sportivo, cioè anche se è forte, porta sempre avanti un certo stile, perché se tu stai celebrando la tua vittoria, non la sconfitta dell'avversario. Il secondo elemento è importantissimo, quello del gruppo, cioè tu stai giocando, ma sia che tu stia giocando da solo con degli altri che ti guardano, sia che tu stia giocando con qualcun altro, contro o insieme in squadra, devi sempre tenere in mente il gruppo che c'è intorno a te, quindi il rispetto dei tempi. Il bisogno dell'altro, l'ascolto dell'altro, poi c'è l'elemento, no, dell'area dello stress, ce lo diceva Francesco, cioè fin tanto che tu devi mantenere il cosiddetto eustress, cioè quando tu ti poni davanti a una sfida è normale che non abbia un'attivazione, questo succede anche con gli sportivi, se io una sfida ci vado esattamente rilassato come se fossi sul divano, è difficile che io riesca a performare bene, quindi molti sportivi con cui io mi confronto spesso ti dicono, eh sì, ma io sento sempre ansia prima delle competizioni, vorrei non sentirla, no. Secondo me invece devi sentirla, al punto che non devi lasciare che arrivi a un livello tale per cui diventa distress, ma un minimo di eustress va bene, perché è quello stare sotto pressione che ti permette di fare quel qualcosina in più che altrimenti non faresti. E allora anche qui, rispetto al tempo di gioco, io devo capire fin quand'è che io sono assorto e quindi l'eustress mi sta permettendo anche un po' di fatica di rimanere nel flow, e quando io invece comincio a avere scoppi di rabbia, nervosismo, frustrazione, alzo la voce, eccetera, eccetera, probabilmente lì si è rotta la barriera, cioè dall'eustress sono passato al distress, ok, quello è un buon momento per fermarsi e riconoscere che in quel momento lì non sono più io che sto giocando, ma il gioco controlla me e quindi non mi è più utile. Poi c'è l'elemento del corpo, quindi questo è tutto l'elemento di devo stare attento a cosa provo mentre gioco, e questo è molto utile, perché ok, mi ha sconfitto il boss, com'è che mi sento? Faccio questa domanda a molti ragazzi, non tutti ti rispondono la stessa cosa. C'è chi riesce a capire meglio una dimensione delle prove ed errori, quindi dirti: no, va bene, ho capito che il boss mi ha sconfitto, ho capito i miei errori e riesco a fare un'altra cosa. C'è chi la dimensione del fallimento non riesce a tollerarla e quindi lo vive subito come uno screditamento della propria bravura. Quindi, in ambito educativo, questo secondo me è utilissimo. Cioè, come reagisco io a certe dinamiche di gioco, no? Psicopedagogiche, però tu le diceva, io si conosce di più una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione, ma cioè, voi prendete il gruppo di amici che fa 7 contro 7 a calcetto all'oratorio, cioè nel senso che puoi avere l'industriale, l'operaio, il grande professore, ma tranquillo che quando giocano ci sono tutte le dinamiche di quello che anche con 7 contro 7, no, basta, indignato, se ne va negli spogliatoi perché non è d'accordo con l'arbitro, cioè scene che abbiamo visto tutti, ma perché lì viene fuori come io reagisco a determinati stimoli, al gioco da questo punto di vista. Cioè, è molto proiettivo, cioè tutte le tue grosse strutture, anche io quando gioco sono tremendo, io sono abbastanza competitivo e nonostante lo sappia, lo stia raccontando a voi adesso a livello razionale, quando poi io sto giocando mi sale questa dimensione, però è importante coglierla, rendersene conto e restituirla magari al ragazzo o alla ragazza, di dire, guarda, ti sei accorto che stavi giocando, ti ha sconfitto il boss, momenti, cioè vai via. Questo, e ti succede in tanti altri aspetti, ti è successo contro il boss, ma questo vuol dire che probabilmente tutte le volte che tu affronti una sfida che non riesci ad andare esattamente come pianificato, c'è chi reagisce deprimendosi, c'è chi reagisce arrabbiandosi, quindi questo è un elemento importante. E poi infine, ecco, gli ultimi due aspetti sono comunque un'attenzione per il corpo, perché in realtà, anche se sembra un grande assente, quando sto giocando sono molto teso, sono molto. La vista, gli occhi si arrossano, quindi anche portare l'attenzione a cosa succede sul mio corpo, e poi l'elemento della disciplina, che in ogni sport e anche nel videogioco, cioè io se voglio vincere un certo gioco e andare avanti nella storia, inevitabilmente devo rimanere disciplinato. Quindi questi sono gli elementi che io utilizzerei per impostare le regole base, di ok, facciamo uno spazio gaming che sia in biblioteca o in un centro educativo,
deve avere questi presupposti. Una volta che tu decidi di partecipare, accetti, tra virgolette, nell'accordo tutti questi elementi qua. Allora possiamo fare un'attività videoludica che abbia senso, dove tu sei attento a te stesso, sei attento agli altri, sei attento a cosa ti succede. Non stai solo giocando, ma dopo hai accettato che, finito di giocare, avremo un momento di confronto in cui vediamo cosa hai sentito, cosa hai sperimentato mentre giocavi, e allora è lì che il gioco poi diventa non solo l'elemento di piacere e di divertimento, che comunque è fondamentale, ma anche quel risvolto un po' più psicopedagogico. Bravissimo, ecco, merita un applauso. No, Federico è stato uno dei primi che ha lavorato con me sulla psicologia del videogioco e quindi quello che vi ha detto è assolutamente in linea con quello che ho detto io prima. Io volevo aggiungere solo due cose e poi lascerei molto spazio a voi. La prima, che mi è venuta in mente mentre parlavi, il tema, ecco, non solo del fare, ma, scusate, ma dell'essere, del sentire. Cioè, chiaramente la prima parte che vi dicevo, più di coinvolgimento, no? Più di attivazione, più di allenamento di skill, più di, diciamo, di flow, inteso come equilibrio tra sfide e competenze, è una dimensione più del fare. Ma giocando, vi ricordo ancora, si attiva anche il sentire e lì andiamo sotto. Quindi questa cosa qua è importante perché il ragazzo può imparare anche a fermarsi, perché guardate che i videogiochi ci portano a fermarci, non solo a competere. Qualsiasi videogioco ci porta, anche i vecchi arcade, un attimo dobbiamo fermarci, dobbiamo inquadrare. Quindi questo per i ragazzi a volte è molto difficoltoso, perché crea quello che viene chiamato appunto frustrazione. Quindi noi, il caregiver, deve aiutare a valorizzare questa dimensione del sentire, unito poi a quella del fare, quindi due emisferi che integrano tra di loro, no? A livello neuroscientifico, giocando sì, c'è un'integrazione, sono ricerche che lo dico, tra emisfero destro e emisfero sinistro, che è quello che avviene anche poi, diciamo, in certi sport, non in tutti, o nella meditazione, o avviene anche a volte in psicoterapia, o avviene anche in altre forme, in altri ambiti della nostra vita, ok? Quando c'è anche una dimensione del sentire, del riflettere, no? Dell'attenzione, che non è solo una dimensione assertiva, ma anche di attenzione. Ecco, il videogioco, questa parte qui è molto importante. Okay? L'altra cosa, come cappello in più, aggiungo questo, la dimensione del ruolo. Cioè, i ragazzi, come diceva lui, entrano in un ruolo. Entrano in un ruolo perché si identificano con l'avatar, con gli avatar, con la storia. Quindi anche qui vedete come la dimensione del ruolo mi riporta già a quello che è lo stile di vita della persona. Quindi noi utilizziamo molto per la scelta del gioco, per i ragazzi anche in ambito di video game therapy, il questionario delle 16 personalità, che parte dai tipi psicologici di Jung, un questionario validato americano che trovate in rete, in parte in inglese, che ci dice: tu hai un temperamento di questo tipo, ecco, per te va bene questo tipo di gioco, perché quel tipo di gioco può rinforzare alcune caratteristiche di quel temperamento, ok? Quindi la dimensione di quel ruolo, che poi è molto adleriana questa cosa, noi siamo psicoterapeuti adleriani, nel senso che la dimensione del mettere in gioco un tuo ruolo attraverso delle caratteristiche anche che partono dal tuo temperamento ci permette poi, cioè, permette al ragazzo, a parte di arrivare a un flow molto più forte, ma al di là di quello, quindi piacere, tutto quello che abbiamo detto prima, ma anche di riconoscere alcuni aspetti del suo stile di vita, riconoscere alcuni aspetti proprio di come lui, tra virgolette, si diceva una volta, funziona, no? A me non piace questo termine, però diciamo di com'è un po' il suo stile. Quindi vedete che il videogioco diventa quasi uno strumento per conoscerci anche meglio. Ecco, detto questo, tipologia di videogiochi, no? Cosa diciamo? Beh, allora, in realtà io ho preso anche la console, perché se, appunto, per vedere Ok, qualche esempio pratico, vediamo qualche tipologia. esatto, partendo così. Comunque, i giochi, allora, se noi stiamo su una tassonomia prettamente tecnica, ci sono centinaia di tipologie di videogiochi, probabilmente un videogiocatore puro su certe classificazioni, a volte proprio psicologiche, che facciamo noi, storcerebbe il naso così. Però diciamo Ma a che, noi serve. esatto, però a noi servono più che altro per capire, come diceva Francesco, le dimensioni che vengono attivate. Però ci sono dei giochi più arcade,
platform, che adesso magari vediamo un esempio, dove platform Super Mario, cioè platform sta per piattaforme, sono tutti quei videogiochi dove tu hai un personaggio che salta da una piattaforma a un'altra e può interagire più o meno con il suo ambiente di riferimento. Questi hanno una dinamica molto contenitiva, sono molto utili per quelle persone che magari hanno un'emotività particolarmente, come posso dire, esuberante, per cui faticano a mantenere il controllo, faticano a mantenere un po', magari un discontrollo degli impulsi, quindi persone che hanno bisogno non tanto di spaziare, ma di sistematizzare, di racchiudere un po', aiutano perché sono giochi tendenzialmente con delle schermate fisse, non sono troppo dispersivi, quindi non rischiano di non essere angosciati. E quindi ha una dinamica molto contenitiva. Per contro, ci sono invece altre tipologie di giochi molto più narrativi o molto più open world, dove invece sono utili a quelle persone che hanno bisogno di esplorare, magari quelle persone che, quei ragazzi e ragazze che hanno un timore, no? Che sono un po' ritirati, che sono molto preoccupati su quello che potrebbe succedere nell'interazione col gruppo dei pari. Allora, interpretare il ruolo di un personaggio che invece esplora un mondo, magari anche ostile, con dei nemici che possono attaccarlo. Aiuta a riattivare, è una simulazione digitale di sostanzialmente quello che poi potrebbe trasporre, solo che grazie al principio di assimilazione, cioè che è quel principio che è stato studiato a partire dalla domanda del perché la gente guarda i film horror. Uno dei principi che hanno studiato, che è validissimo per l'avatar, che non solo per l'aspetto horror, ma soprattutto, è che è stato visto che c'è un giusto livello di equilibrio tra l'immedesimarsi nel personaggio, nel protagonista, ma anche il distaccarsene. Quindi io riesco a sperimentare un sufficiente livello di attivazione molto alto, che normalmente non attiverei, quindi se io sono proprio alla ricerca di una sensazione forte, ma al tempo stesso, cioè se io mi identificassi completamente ed empaticamente con un personaggio che magari a questo punto viene fatto a pezzi dall'assassino di turno del film horror, c'è probabilmente uno scompenso psicotico. Perché mi sentirei come se stesse succedendo a me. Ecco, invece c'è questa giusta distanza, quindi io riesco a identificarmi quello che basta per riuscire a sperimentare quelle emozioni e l'attivazione, ma al tempo stesso non mi colpisce così tanto. Ecco, se io questo principio lo traduco su un avatar, io riesco sufficientemente a identificarmi in un personaggio che esplora, cosa che io magari nella mia vita quotidiana, in tutti i giorni, non riesco a fare. Ma al tempo stesso, siccome non sono io che sto facendo un'esplorazione attiva, non mi viene lo stesso panico che potrebbe venirmi magari quando io devo uscire e relazionarmi con gli altri. Quindi in questo caso può essere utile invece più un gioco open world con una componente narrativa importante. Quindi, tra questo sono giusto un paio di esempi. Detto questo, io lascerei un attimo la parola a voi, perché sì, se volete fare anche un attimo di Facciamo pausa, un prendervi attimino di un pausa e caffè, poi. magari così vi riformulate un po' le cose, perché abbiamo detto parecchie cose, magari anche teoriche, quindi magari se volete rivedere un po' qualcosa che non è chiaro, di curiosità, criticità, che sono sempre ben accette, perché anzi sono quelle che accendono di più la conversazione. Quindi faremo questo giro di domande e poi magari brevemente vi faremo vedere Sì, facciamo la seconda parte fino a verso mezzogiorno, Parti domande. Partiamo con le domande e dopo con Federico possiamo vedere alcuni titoli. Due cose pratiche vi dico. Allora, vi chiedo se volete, cioè vi dico se volete che potete, la giornata di oggi è all'interno del progetto DAD, ok? Però se volete potete andare a vedere il sito videogameterapia.it, dove trovate anche la possibilità di corsi di formazione, ma anche tutti gli operatori in Italia che sono stati formati in questo approccio, li trovate in fondo. Così come potete anche scrivere alla mail di Videogame Therapy se volete in qualche modo attivare uno spazio gaming al di là di DAD, perché questo è all'interno di DAD, quindi non c'entra, al di là di DAD, anche con Federico, all'interno di biblioteche o di altro. Quindi non abbiate, cioè scrivete pure che se può nascere qualcosa, ben venga. Volevo dire questa cosa qui al di là della registrazione. Ecco, detto questo, lasciamo le domande. Quindi chi vuole alza la mano e passo il microfono. Domande, considerazioni, beh. Vediamo, vediamo qua. Un classico. No. Sì, sicuramente. Siamo un po' accampati. Sono abituato a tutti i fili cavi. Sono. Ne approfitto e mi scuso in anticipo perché tra poco devo andare.
quando parlavate di flow, a me è subito venuto in mente il rap. Oh Nel sì, senso che noi freestyle. utilizziamo tanto il rap come strumento educativo nelle scuole, in carcere, in biblioteca, cioè, facciamo vari laboratori da tempo e la considerazione seguente che mi veniva era che anche il rap è uno strumento che ha sicuramente dei risvolti positivi quando utilizzato in contesti negativi, educativi, ma ha anche poi supporta dietro dei valori, dei concetti che vengono passati dal mainstream del rap, che un'influenza poi effettivamente nella vita reale dei ragazzi ce l'ha. Vediamo, in domenica abbiamo fatto il carnevale, avevamo i bambini di 8-9 anni che si chiedevano baby gang e soldi facili di mettere questo tipo di canzoni, ovviamente facevamo il carnevale. E quindi anche nel rap esiste un'immersione dei ragazzi all'interno di questo mondo e poi questa influenza la loro vita reale. La domanda che volevo fare è, cioè, qual è il limite, il confine, il modo attraverso il quale noi possiamo effettivamente, l'avete già in parte anticipato, esplicitando, no? Quali sono i limiti anche nei videogame, però quando questa immersione ha un valore positivo e quando invece questa immersione si trasforma in un'influenza negativa poi nelle capacità relazionali dei ragazzi, eccetera, eccetera, per quanto riguarda ovviamente il videogioco, non lo però penso ci sia un parallelismo. Sì. Magari facciamo, raccogliamo un po' tutti gli stimoli dopo. Grazie Ok, allora me lo intanto. devo segnare sul medico. Altri? No, ce l'ho, ce l'ho, mi segno. Ok, tanto grazie. Si discuteva del fatto appunto ne parlavamo anche prima, del rapporto tra lo sport e i videogiochi, però volevo capire, perché mentre nello sport la fine di una partita è chiara, c'è il tempo, c'è la stanchezza, ci sono alcuni elementi, in alcuni giochi. Come si riesce ad uscirne? Come si riesce a. Ok, ci sono dei segnali per capire qual è il limite quando arriva il momento del disagio, ma come fare ad aiutare io da genitore o da terapisti a uscire o a insegnare ad uscire in modo che non diventi poi ci sia troppa adrenalina, per cui diciamo è meglio non giocare la sera perché dopo non si riesce ad andare a dormire. Ci sono dei comportamenti di reazione che possono essere anche gli stessi in un ambito sportivo, però qui fanno ovviamente più impressione. E invece un altro dubbio, sempre attiva delle skills, però io noto che, ed è assolutamente vero, però sono talmente svegli che vanno subito, ci sono i tutorial, per cui vanno a vedere quella cosa lì è da togliere, ha un senso, perché c'è sempre stato che il più bravo lo copio, oppure è un facilitatore, se mi sono spiegata, allora anche il lato positivo delle skill è subito da digitali nativi bypassato. Magari facciamo questi due Sì, incerti che che sono sono un po' già. ci incasiniamo. Allora, io rispondo intanto a questa, all'altra non ci sono più Sì, ma. delle skill. Allora, grazie, intanto. La dimensione del termine di videogioco, cioè quando entra il disagio. Allora, ripeto, se c'è un flow, non c'è mai disagio. Se c'è disagio è perché il gioco mi sta controllando. Quando posso capire questo, abbiamo detto segnali fisici di un certo tipo, sudorazione, che non è l'assorbimento, è essere assorti, quello non è un segnale di dipendenza, anzi è proprio una cosa più fisica, ok? Gli occhi troppo rossi, corpo troppo teso, ok? Cose di questo tipo. Al di là di questo, e vengo alla domanda sua, in realtà ogni videogioco ha sempre, se è un videogioco vero, e non è quello che dicevamo prima, cioè qualcosa che mi obbliga a fare le cose, ha sempre un inizio e una fine. Cioè ogni videogioco inizia e finisce ed ha al suo interno delle sessioni, o chiamati capitoli o mission o livelli. O Quindi partite. o partite. Non esiste che un videogioco non ci dia la possibilità di finire.
Un videogioco ha sempre un termine, poi io posso andare avanti, quindi continuare la storia, ma arriva comunque a una conclusione. Ci sono videogiochi da 5 ore, da 10 ore, da 20 ore, da 100 ore, ok? Chiaramente un gioco come Elden Ring ci vuole un mese a finirlo, o 2 mesi, dipende quanto gioco, anche un anno. Un gioco come Metal Slug in 3 ore l'ho finito, se sono bravo. Ma anche solo dire faccio un livello e quel livello lo finisco. Quindi è importante che anche il ragazzo senta di non essere interrotto prima della fine del livello. Questa è una cosa che dicevamo ancora anni e anni fa, ma che è ancora valida. Cioè, non possiamo pensare di far finire una partita noi. È lui che in qualche modo si sente appagato del percorso fatto e può dire finisco questa partita perché ho finito questo livello. Quindi i videogiochi intesi come tali, no? Come anche i giochi in scatola, qualsiasi giochi hanno sempre una fine. Quelli che non hanno una fine sono quelle altre cose che dicevo prima, cioè che insomma, in qualche modo non hanno mission, non hanno livelli, non hanno niente, ma ti chiedono di andare sempre avanti comprando delle cose. Nei giochi multiplayer open world le partite si fanno online, quindi c'è un'arena, l'inizio è quello della partita insieme, la fine è quando io ho raggiunto un risultato, okay, con gli altri. Quindi è come una partita di guardie ladri, no? Cioè, la Fatto sono a fine è quella. tempo, quindi. Quindi non c'è una, magari nei giochi open world multiplayer tipo Dota o altri, a volte League of Legends, non c'è il gioco che ti dà un inizio e una fine, se poi ci sono anche lì delle storie. Ma c'è l'inizio e la fine data dalla partita, ok? Come diceva Federico, stessa roba al calcio. Ma anche i giochi classici invece hanno proprio una storia, a volte semplice, a volte complessa, che ti dà, che ti scandisce già un po' il tempo, ok? Quindi se tu entri, lei entra dentro in questa dimensione qui, non è tanto il tempo il problema è il modo che ho di giocare, quanto io, ripeto, sono immerso in questa dimensione. E provo piacere, e lì arriviamo al tutorial. Cioè, il tutorial è importante perché ogni gioco ha una dimensione di tutorial che permette di stimolare la curiosità. Quindi io esploro il gioco attraverso il tutorial. Ogni gioco ha dei livelli di tutorial, ok? Quindi attraverso quei livelli lì imparo a giocare. Quindi è come se gli autori avessero detto: prima di giocare, ti insegno io, poi a volte si può saltare, se uno dice su già fatto. Però ti insegno io a entrare dentro, ti insegno io a scoprire la dinamica di gioco. I tutorial visti su YouTube, allora, chiaramente se io guardo i tutorial, li posso guardare per due motivi. O perché voglio poi ricopiare e imitare quel giocatore professionista su YouTube, e diventa comunque una dimensione di sfida, quindi non è necessariamente negativa. Chiaramente un flow vero e proprio, cioè un'esperienza di piacere, basata anche sulla frustrazione, la ottengo meglio. No? Sul superamento della frustrazione, sull'accettazione anche della frustrazione, la tengo meglio se io non guardo niente e provo io a giocare. Però chiaramente a volte guardare anche altri, come diceva Federico, ci porta a sentirci comunque ancora più motivati e magari a alzare il livello della sfida, ok? Qui non è una cosa negativa. Cioè, diciamo che io, per esempio, mi diverto di più se non guardo niente e gioco. Così, Gli dipende. lui dipende, però ecco, non è una cosa negativa. La cosa negativa è non giocare, cioè negativa, la cosa che invece eviterei è chi invece guarda solo i tutorial, cioè chi guarda solo i tutorial è come guardare un film, cioè il tutorial mi deve portare poi a vivere il gioco con maggiore piacere, okay? Se io guardo solo i tutorial è come chi guarda solo gli streamer e basta, ecco. Cioè, ok, guardare, ma prova anche a giocare. Se invece suo figlio gioca e guarda è diverso, ok? Poi ogni gioco ha questa parte di tutorial che ci abitua al gioco stesso. Quindi, non so se ho risposto, ma questa è un po' la mia risposta. Minecraft, per costruire un castello, qua, cioè, non possiamo comunque Ah, Minecraft ha un fare. mondo e in quel mondo io la fine ce la posso avere dopo che ho costruito qualcosa, cioè come con la Lego. Una volta che ho costruito, è una partita, cioè una volta che ho costruito, poi anche Minecraft in realtà i livelli, dipende, Minecraft quello classico, la partita è la costruzione di un mondo o di una parte di mondo. Un puzzle, È come un poi. puzzle. Se lo decidi, può non finire mai. Beh, su quello ci Ecco. certo ci Ma è un po' difficile questo, cioè il gioco ti porta comunque a uscire, anche Minecraft, perché dopo non ti dà più la possibilità
Cioè, ti dice che tu quello che hai costruito, è proprio costruito così l'algoritmo, devi stare in quello che hai costruito. Quindi devi mantenere, lì entra in gioco il discorso dei giochi strategici. Non basta costruire, ma devo mantenere. SimCity, The Sims, cioè costruisco la casa, ma io devo mantenerla la casa. Dopo non mi dai più la possibilità di costruire, se ho finito lo spazio, no? Sì, Devo ho capito. ritenere. E quindi entra in gioco l'altra dinamica, che è quella di dire: ok, tu hai costruito, prima partita, seconda partita, adesso mantieni quello che hai costruito, terza partita distruggi e poi ricostruisci altro, ok? Sono tutte partite. Chiaramente io, caregiver, posso aiutare il ragazzo, il mio figlio, anche a dare valore a questi tempi, no? I giochi sandbox sono i giochi migliori, eh? Cioè Minecraft e Sims sono, Animal Crossing sono i giochi, secondo me, migliori per i bambini, perché sono giochi di costruzione. Quindi giochi in cui io costruisco e devo mantenere, posso distruggere, ricostruire, creare relazioni, cioè rivedere il mio mondo all'interno di un mondo di gioco, perché sono giochi in cui gli autori hanno messo solo gli strumenti. Adesso è uscito un nuovo Lego Bricks. Lego Bricks è praticamente un tavolato Lego con migliaia di pezzi virtuale, ed è bellissimo quel gioco lì, in cui io proprio costruisco liberamente. Ok, quindi non c'è niente che mi dice devi costruire così. Chiaramente costruisco in modo digitale, no? Però vi assicuro che rende. Si chiama Lego Bricks, è uscito da poco. Rispondo magari. Vai. Allora, anche io volevo tornare un attimo su questa. In realtà già detto tutto Francesco, volevo solo aggiungere un paio di cose, magari rispondo prima al collega che si deve andare. Allora, partirei dal fatto che io ho un carissimo amico che in adolescenza è stato molto dentro il freestyle, faceva anche le battle, quindi cioè, lo conosco, io personalmente non conosco benissimo il genere, ma lui me ne ha parlato tanto e è una dimensione che trovo molto affascinante. E assolutamente il flow è proprio quella cosa lì, cioè il discorso di dire, tra l'altro, lui è un ragazzo che fa scherma con me e lui ha sempre visto l'attinenza tra, lui dice, no, alla fine un dibattito, uno scambiarsi, lui faceva le battle, quelle dove devi fare il freestyle contro l'avversario, quindi lui diceva che in realtà c'è sempre visto molta affinità tra lo sfidarsi a scherma con un'arma così, e lui diceva non è un caso che si dice ferisce più la lingua che la spada, perché lui ha sempre visto molta attinenza con nello sfidarsi a parole uguale allo sfidarsi poi in punto di fioretto, quindi facevo questa premessa per dire che sicuramente è molto affascinante e per dire che qui sicuramente il rap o quantomeno un certo tipo di rap nella sua subcultura sicuramente ha tutta una, e in questo caso magari anche alcuni videogiochi portano una subcultura, ne parlavamo prima anche della pausa, che ha a che fare magari con la criminalità, con un certo ambiente, con un certo, come posso dire, la malavita, con degli elementi un po' sordidi, diciamo così. Allora, io quello che personalmente farei anche rispetto ai videogiochi è la questione di dire, partiamo dalle abilità, quindi io starei su, il discorso di dire, d'accordo, tu. Quando fai rap, freestyle, quando videogiochi, metti in atto tutta una serie di abilità e noi ci concentriamo su quelle, quindi su cosa tu hai fatto per riuscire ad arrivare lì. E poi la questione può essere quella di dire, d'accordo, magari il videogioco ti ha suscitato queste emozioni o ha trattato questi temi, magari il rap mainstream o di un certo tipo riporta questo tipo di contenuti, però capire cosa significa per te. Cioè, il ragazzo che parla della baby gang, magari è affascinato dall'ambito della trasgressione o comunque affascinato magari da quella dinamica di, secondo me almeno, di in group, out group. Cioè, io mi sento parte di un gruppo, in questo caso magari un gruppo criminoso, però nelle gang c'è molto questa questione dell'appartenenza al gruppo, dell'identificazione con il gruppo, tipica anche, tra l'altro, della malavita anche mafiosa, cioè la tua identità sta molto dentro il gruppo. Ecco, secondo me quello che si può fare è provare a stare sul bisogno, cioè la questione è quella di dire, ok, tu mi stai parlando di questi elementi, no, di gang, del baby gang, i soldi, le donne, le macchine, tutto quello e tutti gli annessi connessi, però io questo tendenzialmente, quando anche a me capita all'inizio di terapia, viene riportato magari da giovane, io tendo a focalizzare su questa cosa qui, cioè, ok, ho capito che tu senti un grande bisogno di far parte di un gruppo, senti un grande bisogno di far parte di una community. Beh, ok, tu mi parli di un gruppo, di un senso di gruppo, di appartenenza, di un gruppo che in questo caso sta facendo delle cose, vabbè, ma prima ancora che buono o cattivo,
funzionale o poco funzionale, nel senso sì, posso capire il fascino, però che altri gruppi ti vengono in mente in cui ti piacerebbe stare? Adesso non vorrei banalizzare, però la questione è, secondo me, in quei casi lì prenderei gli aspetti positivi, quindi sia nel videogioco che nel rap, l'abilità o anche la tua capacità di metterti in gioco, perché se io faccio il rap su qualcosa, partecipo a un contest, cioè vuol dire che tu hai tirato fuori parecchie tue risorse, quindi valorizza le tue risorse. Poi, se in quei contenuti tu ci riporti degli elementi che effettivamente, magari a livello educativo, io percepisco con la mia sensibilità professionale, che non tanto perché ti voglio fare la paternale di ma è giusto o sbagliato, questo non si fa, però dire, ma sai, tutte le cose qua che porti possono avere delle conseguenze. C'è un dato di fatto, parlare di gang così, ti affascina questo mondo, però. Secondo me, quello che tu senti è che avresti veramente voglia di sentirti accettato, parte di un gruppo dove c'è una cosa proprio quasi familiare. In realtà il rap o il videogioco, o magari un determinato titolo videoludico che parla di una storia particolare, beh, hai visto magari che il nostro protagonista ha fatto parte di un gruppo che non era di quel tipo lì, ma era di quel tipo là, idem il rap, proprio, ripeto, proprio c'è una bellissima dimensione. Del rap non malavitoso, diciamo così, di molto rispetto, no? A me piace molto quando a volte a me faceva vedere qualche battle, se ne dicono di tutti i colori e alla fine si abbracciano. Quindi un po' con la dinamica di dire va bene, possiamo anche stare un po' nella trasgressione, nel tirarci figurativamente qualche sberla, le battute reciproche su certe cose, però poi alla fine è sempre dentro quello che viene definito il buon combattimento, esattamente come le arti marziali, cioè noi ci diamo delle regole, ci diamo un contesto, accettiamo che lì dentro probabilmente ce le daremo sia a parole che con le armi o come le arti marziali, ma tutte e due è un momento in cui scegliamo semplicemente di comunicare in un modo diverso, di scontrarci in un modo diverso, e alla fine questa cosa è, come posso dire, ce la mettiamo, poi c'è il terzo tempo, come i regbisti che se ne danno di santa ragione, poi però c'è sempre quella dinamica del rispetto reciproco che è una delle cose che è alla base del rap e che è anche una delle cose che magari è a base del videogioco, cioè tutti i videogiochi, cioè, comunque i videogiochi di cui parlava Francesco, hanno poi alla base quelle dinamiche lì, dove eventualmente anche l'aspetto di sfida, competizione e momenti in cui devi annichilire, tra virgolette, l'avversario, passano sempre però se ripresi in un ambito sportivo, da quei cinque elementi del videogiocatore che dicevo prima. Se tu tutto quello che fai, anche l'aggressività espressa nei confronti dell'avversario o un'aggressività che tu esprimi nel gioco, lo fai tenendo a mente quei 5 punti lì, beh, esattamente come i ragazzi che fanno rugby, che magari, cioè, se devo fare un placcaggio, io quello devo tirare in terra e come posso dire, non è che gli posso dire no, vacci piano, stai attento, che al pilone, se sfonda, sfonda. Ma quello che gli permette di non essere un pazzo criminale è il fatto che tutto questo è dentro un sistema di sport, di regole, di comunicazioni, come posso dire, di regole sociali, dove i giocatori sanno che sono dentro. Quindi la differenza è il contenimento, cioè quello che differenzia una rissa dal rugby è che una è un'espressione non gestita delle proprie emozioni di rabbia e aggressività, l'altro invece dico io ti permetto di esprimere la tua rabbia, aggressività e anche una certa dose di violenza, ma dentro un sistema di regole che permette di contenere e dare un senso a tutto. Quindi io posso serenamente accettare un placcaggio dall'avversario che magari mi lascia anche qualche libido e poi andarci a bere la birra quando è finito. Ecco, il videogioco da questo punto di vista non è diverso e secondo me idem il rap, che tra l'altro, ripeto, una dimensione che, anche se non è uno dei miei generi preferiti, ma quella dimensione lì a me particolarmente affascina. Ecco, non so se ho risposto a... Okay. E ecco, invece torno, chiudo, aggiungo soltanto due cose a quello che diceva Francesco. Tutto quello che ha detto è assolutamente corretto. È chiaro che poi, come posso dire, una dimensione temporale, secondo me, sta sempre all'interno di un sistema di regole della famiglia. Però su quello, come dicevo prima, so che magari tanti colleghi tendono a dare un po' la ricetta pronta, dirti: no, no, dopo un tot di ore. In realtà la letteratura non c'è nessuna evidenza scientifica che dice da un'ora in poi è così, da 8 ore in poi, soprattutto ad una certa età, poi crea dei danni al cervello. La questione è, il tutto ha senso nel momento in cui tu sei nel gruppo famiglia, noi abbiamo deciso che è così. Ma non perché sia giusto o sbagliato a prescindere, ma perché da che mondo è mondo, in famiglia, mamma e papà, cercando magari di negoziare col figlio, mettono una serie di regole. Quindi abbiamo capito, ecco, su questo io posso dire il tempo lo decidi. Capendo quando magari dici ok, io mi sono reso conto che dopo 2 ore che giochi io ti vedo da fuori e inizi a momenti spacchi il controller, inizi a imprecare, eccetera, eccetera. Boh, per me quando tu arrivi a quel livello lì è troppo, qualcuno ci arriva dopo mezz'ora, qualcuno ci arriva dopo 2 ore, oppure dopo 2 ore visto che hai gli occhi stanchi, sei lì che sei indolenzito, ovviamente mi dirai no, 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 non voglio, non voglio, perfetto. Noi insieme, ma non è che te lo calo dall'alto, cioè.
L'abbiamo capito, ti faccio capire che dopo quel tot di tempo, che ripeto, può essere mezz'ora, 2 ore, 3 ore, quello che è, tu cominci ad avere dei segnali che non vanno bene. Oppure, se tu hai anche delle altre cose da fare, i compiti, devi studiare, eccetera, eccetera, se tu tutti i pomeriggi dedichi tempo solo a quella cosa lì e trascuri tutti gli altri aspetti di vita, allora, cioè, tu semplicemente prendi dei dati di realtà e sulla base dei singoli casi tu crei un tempo condiviso. Quindi ti dico, bon, siccome abbiamo capito che dopo un tot tu hai queste reazioni emotive e fisiche, siccome abbiamo capito che dopo un tot altre cose che devi comunque fare non riesci più a farle perché non hai più tempo, allora insieme stabiliamo questo tempo di Sempre gioco. stando all'interno delle regole del gioco. Esatto, sempre stando Il dentro. gioco ha dei tempi, ripeto, Esattamente. Quindi, precisi. in quelle 2 ore lì, tu cosa che tu devi sapere? Arrivederci, grazie. In quelle 2 ore lì tu devi sapere che hai questo tempo, quindi regolati tu. Se ti manca un quarto d'ora dal tempo prestabilito e hai appena finito un livello, magari non ne cominci un altro, o se lo cominci sai che puoi arrivare fino a quel punto di salvataggio, ma poi devi spegnere. Se il ragazzo lo sa, e altrimenti dopo cominciano a essere guai del tipo così, ok, ho finito il livello, ne comincio un altro, magari sono io che stacco anche un attimo prima, oppure mi faccio un giro su quello che ho già fatto. Idem come diceva Francesco. Le partite anche di Fortnite sono a tempo, durano dai 15 ai tot minuti. Tu in 2 ore sai che ne puoi fare tot, non mi freghi, quindi io non arrivo. Ma è molto importante, come dice Francesco, se io sto giocando è molto importante non dire basta, adesso spegni, ti stacco la spina, perché se non ha finito la partita è esattamente come se io sono 2-1 all'89esimo minuto, arriva uno che mi prende la palla, basta, avete finito di giocare. Cioè, falla un calciatore e ti sfonda la panchina. Però la questione è se tu non hai fatto gol in quei 90 minuti. Pazienza, quindi tu hai, ok, sappiamo che mancano 10 minuti, finisce la partita, fine, poi loro dopo ti soppiattano e iniziano un'altra, no, no, beh, però quello uno lo sa, e dice, guarda, io te l'ho detto, l'abbiamo concordato, e sono, cioè, e su quello poi loro lo sanno, però anche su quello, boh, sai che puoi fare tot livelli, sai che puoi fare tot capitoli, abbiamo concordato in base ai criteri di qui sopra un tempo di gioco, regolati tu. Poi è sempre anche molto utile quando sono un po' sorti, di dire, guarda, ti ricordi che mancano 10 minuti al tempo è, sappilo, così uno si prepara, comincia a dire, sì, è vero, poi loro ci proveranno Sì, poi sempre voglio a... aggiungere una cosa. Certo. Ve lo dico, ma perché ci credo fortemente a questa cosa. Usciamo dalla nostra logica del tempo, perché la nostra logica del tempo è una logica vecchia. La logica del tempo dei ragazzi di oggi, Sì, conferme, vabbè, è una pazienza. logica diversa. Quindi il tempo del virtuale, tra 10 anni, quando sarà tutto metaverso, tra 10 anni, vedrete, non sarà la copia come adesso di quello che è la nostra realtà, che è una schifezza, ma sarà qualcosa di nuovo. Adesso ci sarà la realtà aumentata tra poco, che vedrete che cambierà molte cose. Il tempo nuovo, che già è il tempo dei social, di internet, su questo vi invito a leggere molto Lancini e Minotauro, che sono molto avanti su queste cose qui, non è il nostro tempo. Quindi su questa cosa veramente, cioè il tempo, puntare troppo sul tempo diventa non funzionale. Sempre stando dentro a quello che dice Federico, il sistema famiglia dà queste regole. Il sistema famiglia dice che il nostro tempo è flessibile. Esatto, Ok. Il sistema famiglia dice che il nostro tempo è più rigido. Va bene. Io sono più per il tempo flessibile, perché il nostro tempo non è il loro tempo. Quindi quando c'è troppa rigidità non entriamo in relazione con loro. Stessa cosa con la scuola. Quindi lo dico perché è importante questa cosa qui. E ricordatevi anche un'altra cosa, che la povertà educativa, dice Lancini, è povertà digitale. La povertà educativa è povertà digitale. Ok? Che ne dicano tutti i politici e gli insegnanti, i guru che non sono guru, ma la scienza ci dice così, la scienza e la letteratura con la sedia ci dice così. Quindi Lancini e Matteo chi? Lancini, Minotauro di Milano, uno dei più grandi psicoanalisti degli adolescenti in Europa, non solo in Italia. Ve lo dico perché è così, nel senso non è inventato. Cioè la povertà educativa è povertà digitale. Dobbiamo arrivare a pensare questo, se no diventiamo Sì, certo. un po'... ci Esatto. fermiamo. Il concetto è per dire che, esatto, sicuramente flessibilità, nel senso che quello che dico io è di co-costruire un tempo con il Sì, ragazzo in certo. base ai suoi, e una volta che però ci siamo dati quelle regole lì, Il sistema famiglia dice esatto. il tempo lo co-costruiamo in modo flessibile, Sì, cioè, o. e poi per carità, se uno vuole essere più rigido lo faccia, eh. Non è che io dico come la vedo io, Sì, lei guarda come l'importante è che poi loro abbiano la coerenza su questa cosa qua. No, no, ma sono d'accordo, cioè.
Così. No, era un'obiezione legata al fatto che il sistema famiglia fa parte di un sistema sociale Sì. e da poi cioè, sarebbe bello che io sono un genitore che vorrebbe la flessibilità, ma sente il peso delle richieste che fanno le istituzioni scolastiche, cioè una serie di richieste continue. Io avevo 4 figli, per cui le richieste si moltiplicano decisamente. Quindi questa flessibilità, anche se è un desiderio e in qualche modo c'è, però viene anche un po' È piegata o vero. condizionata da un sistema sociale che non la permette assolutamente, per primo il sistema scolastico che permette. Quindi ci Ancora, sono. ci vuole ancora 5 anni. Dopo ne riparliamo. Anche meno, secondo me. Però io sono sempre pessimista. Quando ti dicevo che ci voleva 6 anni per il videogioco, ne sono passati 3. Da 2018 a 2022, 4. Si può parlare tranquillamente di videogioco in psicologia. Io ero più pessimista. Ci vuole ancora un po' di tempo, però quello che dice è vero, okay? Cioè, quindi chiaramente molte, poi lì dipende dalla persona, no? C'è un insegnante che è diversa, c'è un insegnante che invece ci crede, ci vado a parlare, ok? Però è vera questa cosa che lei dice, cioè Sì, che c'è una pressione il esterna che sistema non bisogna. sociale ancora in Italia. Infatti c'è una cosa che non sapete, ma ve la dico, come mai il 90% dei videogiochi non viene tradotto in italiano? Sono tutti tradotti in thailandese, addirittura lituano, ho visto una roba, portoghese, cioè più di 20 lingue, ma anche l'italiano, in quasi tutti, eh? Perché l'Italia, in questa dimensione della cultura videoludica, è indietro, siamo più indietro. Tempo qualche anno, arriveremo già adesso e siamo più avanti di una volta, però cioè, è come dire, perché un cinema me lo traduci nel mio paese, un film? Perché tanto a te i film non ti piacciono. Non sto a spendere soldi per tradurre i film, ok? Stessa cosa. E questo è un dato interessante, lo porto sempre nelle informazioni perché veramente non sono quasi nessuno è tradotto in italiano. C'è un gioco bellissimo che noi utilizziamo, che è Yes, Your Grace, che è un capolavoro assoluto. Dico, cavolo, me l'avete tradotto in 15 lingue e non me l'avete tradotto in italiano. E adesso lo stanno traducendo. Certo, se uno sa l'inglese. Vabbè, è chiaro, ma chi sa l'inglese va bene, ma chi come me non lo sa. Yes, your Yes, Your sì, Grace. vostra grazia, Sì, scusa. vostra grazia, è un gioco bellissimo, bellissimo, bellissimo sotto tutti i punti di vista, però è difficile perché è fatto di dialoghi e tutto in inglese. Oppure addirittura in coreano, thailandese, portoghese. Ho visto anche una lingua. Arrivederci. Ho visto anche delle lingue strane, addirittura lingue africane, ma anche l'italiano. A volte veramente questa cosa, e poi chi lavora nel mondo dei videogiochi, perché li conosco, delle produzioni, mi dice, guarda, in Italia non investono sulle traduzioni. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Stesso discorso, capito? Cioè, siamo ancora un po' lì. Altre domande? Io ho due domande e considerazioni. La prima è legata all'età, cioè nel Sì. senso, può essere valido il discorso sull'età, nel senso fino a un certo Certo. età ci sono delle competenze cognitive per Sì. cui se uno. Assolutamente sì. Sì. E l'altro è più una considerazione, nel senso che su tutte queste cose che avete detto, io qualcosa mastico, io di contatto con i ragazzi, e anche per curiosità cerco di informarmi, quando li vedo giocare a un gioco, cerco di capire cos'è. È essenziale un po' di conoscenza da parte nostra, nel senso che senza di questa Sì. sarebbe un discorso molto buttato lì senza grandi. Ti rispondo io perché poi purtroppo io devo andare e chiuderà poi Federico. Se ci sono altre domande che volete farli, sì. Prego. Vieni sempre più di tu. Sì, Per Federico ci fa vedere. No. Dai. E soprattutto quello che mi sembra di aver capito è il gioco è comunque qualcosa di comunque regolato dall'esterno da qualcuno, da un aiuto, da un amico, da qualcuno,
che comunque va poi a rivedere, riportare nella realtà le emozioni vissute nel gioco. Mi sembra di capire che comunque non debbano fermarsi lì dentro nel gioco, ma debba essere poi sviluppato fuori. È giusto, cioè deve Sì, esserci ora proprio qualcuno esterno, ok? vi rispondo. Cosa che invece non c'è a livello di famiglia, vediamo un po' di. Dipende, ora vi dico. Ci sono altre domande per me, perché poi purtroppo a mezzogiorno devo andare là, oppure rispondo a queste due qua e poi vi lascio Federico e vi fa vedere anche un titolo, va bene? Allora, parto dall'ultima. Allora, in realtà non è proprio così. Cioè, il videogioco, l'abbiamo detto prima, è un sistema regolato di per sé. Quindi, quando io entro nel videogioco, io ho un sistema di regole anche complessa con cui devo avere a che fare. Quindi, già lì non mi serve che ci sia qualcuno, perché già lì c'è un contenimento. Il qualcuno entra quando io voglio creare un videogioco come uno strumento, no? Uno strumento per apprendere meglio, per agganciare, come ho detto prima, per lavorare sull'identificazione, sulla narrazione, okay? Come abbiamo detto prima. Cioè, quando voglio che il videogioco diventi uno strumento, okay? Allora sì, lì io devo essere genitore, caregiver, psicologo, guida che va a creare un lavoro, no? Reale, relazionale, di facilitazione, okay? Soprattutto a scuola. La gamification, già se io porto elementi ludici, entro in un sistema di regole. Quindi tu non devi fare niente, ma se tu non fai la parte di facilitazione, no? Non fai diventare quel gioco uno strumento per poi arrivare a degli obiettivi che possono essere, come abbiamo detto prima, su vari livelli. Non so se ti ho risposto. Cioè, quindi di base non è che il gioco non sia, cioè il gioco è già un sistema regolato, però se io lo voglio far diventare uno strumento, io devo entrarci. Okay? Lì mi aggancio a quello che dicevi tu. Devo conoscere i videogiochi, devo conoscere bene quali giochi utilizzare. Noi abbiamo una serie di schede che un po' le ho passate alla libreria, alla biblioteca, ma ne passerò ancora e magari poi ci potete, ripeto, contattare se volete delle C'è un po' informazioni. in cantiere. Esatto, sì. Sì, poi se volete approfondire c'è della formazione che potete fare con noi, non so, sapete, però poi con la biblioteca che concede passeremo anche altro materiale se loro lo richiedono. Però al di là del titolo in sé è più la tipologia, eh? Cioè, come diceva prima Federico, quindi il tipo di videogioco adatto a un certo tipo di ragazzi o persone. Sul discorso età, assolutamente sì, io non posso far guidare una Ferrari a un bambino, no? Cioè, Yakuza 6, se lo faccio giocare a 11-10 anni, capisce niente. Oppure Last of Us, poraccio, cioè, va bene che è un capolavoro, però, o Elden Ring, no? Quindi, stiamo attenti all'età. Il PEGI ci dice qualcosa, ma non ci dice tutto, Sì, ecco, ci dice qualcosa, ecco. Però a livello di contenuti, violenti, però io penserei più anche a un'esperienza personale. Cioè, io, se avessi quell'età, riuscirei a giocare a questo gioco o no? Cioè provare a immedesimarsi, no? Minecraft va benissimo, per esempio, per tutte le età, no? Ci sono giochi che vanno bene fin dai 7 anni in su, ok? Mario Kart va bene anche per bambini molto piccoli, 6-7 anni, cioè, capito? Sotto i 6 anni i videogiochi principali che stanno uscendo adesso sono soprattutto videogiochi per tablet, che sono più che altro delle applicazioni di giochi di ruolo, fatti con tipo figurine, sticker, i famosi toccaboca. Lì potremmo fare una serata proprio Sì, dedicata a che sono questo, proprio dei. che sono più che videogiochi, sono degli applicativi, perché il vero videogioco inizia a 7 anni, cioè Sì, videogioco proprio, cioè ok? quelli sono equivalenti del prendo la Quelli forma, sono metto. degli applicativi, sono giochi, sono videogiochi anche quelli, però sono applicativi fatti, sono videogiochi per bambini, sono comunque videogiochi. Quindi quello che se vi interessa più quell'aspetto lì, però come intendiamo noi il videogioco, diciamo classico, lo intendiamo, come lo intende il PEGI, dai 7 anni, dai 3 più sarebbe un gioco che può fare anche un bambino di prima elementare, ok? E poi dai 7 anni vuol dire che è già un gioco anche per le medie, 16 più vuol dire che è per l'adolescenza matura, 18 è per gli adulti, ok? Poi, se un gioco 18 me lo gioco un sedicenne perché è capace a giocare, non succede niente. Cioè, però
10 anni, magari anche no. Ecco. Io la vedo anche in modo molto flessibile, ok? Cioè, Yes, Your Grace è un gioco talmente complesso come modalità che è un gioco per adulti, però me lo può giocare anche un adolescente che è sveglio e che gli piace anche ragionare, un gioco molto di scelte. Qui non c'entra molto la violenza e basta, cioè c'entra proprio il tipo di gioco, ok? In Pegi ci dice qualcosa, ma non ci dice tutto. Sì, io non aggiungerei niente se non anche la dimensione del, giustamente, un po' di conoscenza dello strumento, ma così come si può avere una conoscenza generale del cinema, della letteratura, è importante. Poi, secondo me, insomma, io penso che anche tutti noi siamo passati attraverso delle cose che magari erano nuove per i nostri genitori, però quando le abbiamo affrontate noi avevamo alle spalle il fatto che i nostri genitori ci avevano preparato a quella situazione, quindi a un certo punto non è che i nostri genitori hanno fatto quel momento lì di rielaborazione per ogni film che abbiamo visto, per ogni libro, cioè c'è un momento iniziale in cui nel rapporto genitore-figlio tu cerchi, nei limiti ovviamente dell'umano possibile, di dargli gli strumenti per comprenderlo in modo tale che anche quando poi si troverà nella vita, ma in qualunque cosa, non solo sui videogiochi, di fronte a una determinata situazione, abbiamo più o meno la consapevolezza che ha gli strumenti per riconoscere queste cose. Ecco, sul gioco è un po' simile, cioè inizialmente una fase iniziale dove io magari con un po' di curiosità provo a capire un po' qual è a grandi linee, non è che serve avere una conoscenza approfondita, ma provo a introdurre nel mio pacchetto di conoscenze generali qualcosa anche sul mondo videoludico. Questa mia conoscenza lo instauro nel mio ruolo educativo, guarda che però gioco con il mio figlio, con l'adolescente, con il ragazzo, cerco di dargli gli strumenti. E poi ecco, se lui sarà poi lui, che tutti i giochi, se io ho fatto questa parte qui, cioè se mi hanno spiegato che dai gli sconosciuti non si accettano le caramelle, io poi questa cosa qui la generalizzo e ho capito, ho interiorizzato il fatto che da certe situazioni sociali, se io sono in giro e c'è qualcuno di sconosciuto che mi intercetta, forse è meglio se mi allontano. Ma questo è valido per i social network e anche per i videogiochi. Se io con conoscenza con cognizione di causa ho fatto questa parte iniziale, quindi inizialmente quando gioco a qualcosa mi informo, riprendo e faccio questa parte qua che diceva lei, poi ecco con la consapevolezza che se io lo faccio bene inizialmente, poi gli do gli strumenti per, ecco, da solo poi riuscire ad approcciarsi a qualcosa, sapendo che eventualmente io posso essere un punto di riferimento, cioè lui sa che se qualcosa da un attimo non proprio, come posso dire, l'ha un po' stranito, può comunque tornare a una base e lo aiuto al bisogno a rimettere a posto un po' tutto. Ecco, questa è la cosa, secondo me, importante. Sì, ma lo sparatutto anche qui, cioè lo sparatutto, come posso dire, anche qui, cioè, dipende se parliamo di Call of Duty, per esempio, però quello è un PEGI 16 o 18 addirittura, quindi si presuppone che sì, assolutamente. Quello che guardano, perché ovviamente come tutte le cose, quello che non guardano tutti gli altri. Questo è sicuramente un problema di. Sì, questo è un problema. Però cioè, su questo, che non lo spiegavo prima, cioè, su questo deve esserci una. Cioè, come posso dire, non è che io Pulp Fiction o il Padrino lo farei vedere. Cioè, se tutti invece lo fanno vedere i loro figli, cioè, facciamoci due. Però questo è un po' non voglio dirlo in senso accusatorio, però un po' di ignoranza sulla cosa, nel senso che come posso dire. Cioè, uno, il discorso è: io non è che devo riprendere un contenuto emotivo di uno sparatutto. Io presuppongo che se io ho fatto un buon lavoro, tu a 16, 17, 18 anni arriverai eventualmente ad approcciarti a quel videogioco già con la capacità di capire, cioè non ho bisogno di riprenderlo. Se ho fatto un buon lavoro prima, tu ci giocherai. Così come tu potresti vedere un film di mafia o un film magari un po' più di azione esplicito e avere gli strumenti per dire: oh, ok, è un gioco, un'esperienza. Ecco. Se ci sono dei ragazzi che magari giocano qualcosa, il problema è un passo ancora prima, però qui siamo proprio su, come diceva Francesco, perché adesso probabilmente c'è molta un po' di disinformazione, poi pressione sociale, però su quello secondo me si tratta di mettere a posto due cose. Una volta che la questione verrà un attimo a livello di conoscenza sociale generalizzata un po' messa a posto, ecco, sarà l'equivalente di non mettere in fascia protetta un programma che invece. E adesso invece forse in Italia c'è un po' di anarchia su quella cosa lì, perché le istituzioni non sono molto a conoscenza, quindi
non si capisce bene, però cioè, io ho un ricordo di quando avevamo 15 anni, io sono andato a fare un Erasmus, ho fatto un mese in Irlanda, io ero con un mio amico, lui voleva comprare, aveva 15 anni, voleva siamo andati al GameStop, voleva comprare un gioco per i 16, non gliel'ha mica venduto. Cioè, nel senso, questo ti fa capire che c'era già una cultura di dire no, ma questo non, come non diventa un alcolico, questa roba qua. Poi quello, come dice Francesco, forse è anche troppo rigido, quindi non, io, lungi da me voler promuovere una cultura così, ma è per dire però la percezione sociale della cosa, ecco, non so, perché so che Francesco giustamente non è che voglio dire no, ecco, perché se aveva 15 anni, quello era 16, quella è un po' la classica cosa, anche un po' anglosassone, però il concetto è per dire quanto a livello però di percezione sociale ci fosse coscienza della cosa, mentre invece su queste situazioni qui, ecco, lì mi verrebbe da dire, cioè, se sei nel gruppo classe, cioè, è normale che i genitori lo sappiano, che c'è un problema ancora prima, un problema. C'è una cosa da rivedere un attimo ancora prima del come quel videogioco può essere educativo così, no, siamo sul quali sono, cioè, siete consapevoli dei contenuti di cui stanno fluendo, non perché quello sia il demonio, ma perché secondo me non è un contenuto adatto alla sua realtà, perché, anche perché poi tecnicamente quello è un gioco fatto molto bene, però, ripeto, è stato pensato per un altro tipo di pubblico, quindi... Vi devo salutare, vi Intanto io... ringrazio e Federico magari chiude facendovi Sì, volevo fare vedere vedere il un paio di titolo. titoli. Volevo dire solo quest'ultima cosa, che oggi ragazzi, è bellissimo quello che ha detto lui, sono molto meno interessati a giocare a giochi fuori dal loro range. Cioè, A meno che non ci una sia. volta era più, ripeto, adesso sta iniziando a dire ok, questo è un gioco per me o no? Cioè, c'è meno la voglia di provare i giochi non per loro, anche a livello di page. C'è il ragazzino che mi dice gioco a GTA di 10 anni una volta tutti, adesso meno, perché adesso ci sono più titoli anche adatti a loro, quindi si sta evolvendo il mercato e quindi c'è più differenziazione. E quindi questo problema da qualche anno sarà un problema molto ridotto all'osso. Certo, se c'è un genitore che non controlla nulla, questo è un altro discorso, ma non ci sarà neanche così bisogno di controllare perché sarà molto più automatico. Lo stiamo già vedendo nelle scuole. Oggi giocano tantissimo a giochi più legati alla loro dimensione perché si divertono di più. Perché un GTA a uno di 12 anni non lo diverte, è troppo frustrante, capito? Non lo diverte. Mentre un Fortnite lo diverte, capito? Un Minecraft lo diverte. Quindi, detto questo, grazie. Grazie. E lascia che l'opera è l'unica. Sì, in realtà volevo farti vedere molto rapidamente due titoli. Sono uno, un platform rompicapo, che è uno dei miei titoli preferiti, che è molto molto bello perché è intergenerazionale, cioè io lo possono giocare i ragazzi tra di loro, io lo gioco con mia moglie, è un gioco cooperativo, quindi vi faccio vedere brevemente le dinamiche. L'altro invece è un videogioco open world narrativo e ci tenevo a farvi vedere soprattutto la scena iniziale per farvi capire il livello di narrazione che hanno raggiunto anche certi videogiochi. Allora, io magari spegniamo questo, ok, si vede un po' meglio. Ci siamo, Allora, certo. il primo PEGI è un PEGI 7, il secondo PEGI che vi faccio vedere è un PEGI 16. Ok, quindi vi faccio vedere anche due giochi, ma anche per farvi capire la differenza un po' tra le due cose. Allora, il gioco, la tipologia è un platform. Il gioco si chiama Unravel 2. Volevo sentire se sente un po' il volume. Vinto di lavoro con delle casse. Si mette alle casse. Ok, perché questo non ha il volume. No, Okay, no, perché mi ricordo che l'ultima volta c'era il volume, ma è cambiato. è cambiato. Questo è 4K. Ah, giocare a Sì, 4K. si vede, eh. Fatissimo, ma non lo ricordavo così, C'è un cavolo. ingresso audio nella Sulla PS4. PS4. Sai No, che no, mi sa proprio di no. allora no, perché prende l'HDMI, quindi Ah, va. va. Ok, allora magari vi faccio vedere. Questo lo Però ricordo. c'è l'audio, dovrebbe esserci, eh. Vedo che c'è un volume effettivamente Sì. qua. Quindi ci sarà, qualcosa uscirà. Ok, nel caso se non si sente sull'altra parte introduttiva, magari vi faccio vedere il video dal computer che tanto.
Non so che non si cresce. Ah, sì, sì. Io ma tranquillo, dopo faccio vedere solo. Tanto vi spiego, questo videogioco parla di è stato sviluppato da uno sviluppatore svedese, il quale ormai non prende. C'è la croce da dovrebbe ripartire sul male. Se mettiamo direttamente, se lo mettiamo direttamente questo facciamo un ragionamento. Guarda che si veda qua fuori da casa. Allora, dicevo, sostanzialmente è un videogioco creato da uno sviluppatore svedese, il quale questi personaggi che vedete, no? Ci sono incontrati adesso, sono dei personaggi che lui, quando era piccolo, sostanzialmente li creava col fil di ferro di una specie di scheletro e intorno avvolgeva un filo di lana. Lui, questo era un gioco che lui faceva da piccolo, e quindi fondamentalmente era dei personaggi con cui lui faceva delle storie. A un certo punto, siccome poi nella sua vita ha deciso di specializzarsi nell'ambito del game design, della digitalizzazione, ha detto perché non creare un videogioco proprio su questa cosa qui. Quindi sono dei mostriciattoli, no, antropomorfi, ma l'idea è proprio un po' quella di, come posso dire, di creare quello stesso tipo di ambiente. Allora, la cosa molto interessante è che quello che lui ha voluto riproporre nella dinamica videoludica è un po' proprio il discorso di dire, siccome io queste cose le facevo da bambino, vorrei che il videogiocatore avesse questa sensazione, cioè di due mini piccoli che si muovono in un mondo a grandezza naturale, ma dove tutto sembra enorme. La cosa molto bella di questo videogioco, adesso ve lo faccio vedere così rapidamente, è che si deve, si può, ma è fortemente consigliato, giocarlo in due. Perché io per passare a ogni schermata successiva devo risolvere dei piccoli rompicapo. Per esempio, io adesso devo seguire la lucina, però se io sto sul personaggio singolo, vedete che non va. Quindi la questione è come possiamo fare per, come posso dire, per risolvere questo problema? Inoltre, l'ulteriore iniziale impiccio, ma che poi diventa un vantaggio, è che se io li separo, loro sono legati da un filo. Loro, il video purtroppo non si è visto, ma il personaggio rosso, a un certo punto, come avete visto, si trova in mezzo a questa tempesta, viene scaraventato in questa spiaggia, ed è in questa spiaggia ritrova dentro una valigia l'altro omino blu. E da lì si uniscono i loro due figli e loro fondamentalmente devono collaborare. Quindi la cosa però interessante è che il loro filo dopo un po' finisce, quindi io posso andare più avanti di un tot, ma poi vedete il filo si tira e quindi io devo accettare il fatto che siccome sono collegato all'altro, insomma, dopo un po' io non posso più andare avanti. In questo caso, vedete, sono in due, andrebbe giocato in due, adesso faccio io la parte di tutte, però uno... Io sono bambino, io. Uno tiene fermo il tronco, in questo caso l'altro ci salta sopra e in questo caso ho risolto per esempio il primo rompicapo. Alla fine è tutto un gioco che si svolge in questa dimensione, i personaggi parlano poco, ma la cosa interessante è, scusate, giusto per farvi vedere un attimo, è un gameplay così, poi più vai avanti, più le sfide diventano un po' più complesse, devi dondolarti, insomma, però si basa un po' su questa dinamica di problem solving. È un gioco platform perché comunque tu devi saltare da una parte all'altra, quindi vecchia scuola platform, e anche problem solving perché tu per procedere hai questo aspetto di rompicapo, cioè alla fine è una,
quasi una settimana di linguistica interattiva, cioè come faccio io andare da una parte all'altra, questo era anche relativamente semplice, più vai avanti più la cosa diventa anche un po' più cerebrale. L'altra cosa molto bella, e qui mi riaggancio a quello che dicevo prima, l'autore ha fatto una cosa molto interessante, cioè ha deciso di dividerlo in livelli, e ogni livello è il capitolo di una storia. Questo per esempio si chiama La rima sconosciuta, dove perdiamo tutto ma ricominciamo da capo. Quindi il messaggio che vuole mandare l'autore è quello di dire, ok, cioè queste potrebbero essere quelle situazioni della vita in cui magari tu ti ritrovi, come il nostro personaggio, perso, no? Questa tempesta su una spiaggia deserta. Guarda caso, da una situazione così complicata tu trovi un amico, vivi un'avventura. Infatti ogni capitolo ha un titolo e sotto una piccola descrizione, che sostanzialmente è una possibile situazione di vita, cioè tipo uno si chiama Nascondino, dove ci sentiamo al sicuro, che è legato al fatto che parallelamente tu vedi sullo sfondo che si svolge una storia fra adolescenti volutamente un po' ambigua, cioè tu non capisci, però questi adolescenti probabilmente di un riformatorio che hanno a che fare con delle situazioni particolari o con delle situazioni magari di aggressività e no, con situazioni magari di bullismo, e quindi Nascondino, il gioco del Nascondino diventa la questione, come per dire quante volte magari noi vogliamo un po' nasconderci. Cioè, è una dinamica, secondo me, è uno dei miei giochi preferiti, perché secondo me molto, molto hanno fatto un lavoro veramente importante da questo punto di vista. Quindi, un gioco di questo tipo ha dentro, dal punto di vista della meccanica di gioco, cioè, ti spinge a utilizzare il problem solving. Quindi devi comunque mettere a livello cognitivo in atto quelle facoltà, problem solving, collaborazione, cooperazione, perché ci sono delle parti in cui magari non riesci ad andare avanti senza collaborare. E su questo è molto bello, perché io ci giocavo con mia moglie e magari ci sono delle parti in cui andavo spedito e dovevo aspettare lei, ci dicevo dai, svegliati e così. Delle altre parti invece dove c'erano dei problemi magari più affini al suo modo di ragionare, ed era al contrario, ero io che magari dicevo guarda, non ci sarei mai arrivato. Quindi ti insegna un po' ad aspettare i tempi dell'altro e a capire che la cooperazione è importante, perché dove non arrivi tu, magari se accetti per un secondo invece di andare dritto sparato anche il punto di vista di qualcun altro, magari puoi andare un po' avanti. Quindi questo è un gioco che io consiglio veramente a tutti, lo si può giocare, si chiama Unravel 2, questo, perché hanno fatto anche l'uno che è molto simile, però si può giocare solo in uno. Unravel è scritto Unravel, che vuol dire srotolare in inglese, perché appunto loro sono... E questo secondo è davvero, si può giocare, io ho giocato con mia moglie, poi possono giocarsi due fratelli, l'ho consigliato a una coppia di genitori che ha giocato con i figli, sono venute fuori delle cose divertentissime, perché ovviamente i figli magari sono un po' più sgamati, e su certe questioni però di dire devo saltare sulla piattaforma giusta, devo coordinare, magari loro sono velocissimi e scherzano sui genitori. Su certi problemi però dove c'è da, non è una questione di abilità, di magari saltare sul punto giusto, ma di dire come vado dall'altra parte, e loro si impiantano così, e allora il vecchio lupo un po' più si dice guarda che però forse questa cosa la risolvi così, e quindi secondo me è molto molto interessante. Ecco, vi ho fatto vedere giusto rapidamente così, perché questo è un esempio di uno dei giochi, questo è un Peggy 7, cioè come vedete Peggy 7 vuol dire ci sono dei un'ambientazione molto bella, però i personaggi che sono cartonizzati, non ci sono elementi di violenza, non c'è una storia che è molto, come posso dire, appetibile anche a un pubblico più giovane, quindi questo tipo di gioco, no? È quello di cui stiamo parlando. Adesso, volevo farvi vedere prima se non c'è l'audio, mi sa che vi faccio vedere, lo cerco su PC. Guarda, tanto se vuoi, così mi occupo della parte tecnica. Ok, ma tu dici, quindi non si può mettere l'audio su, allora lo faccio vedere, dai. Oppure, se no, se vuoi, provo a vedere se... No, tranquillo, Marco, non tanto. Figurati, tanto era soprattutto il video iniziale, poi il gameplay magari... Passo qui, scusa, se non... 10.508, lo dico anche per gli amici a casa. No. Audio. Speaker interno. Ah, forse lo speaker interno era spento. Ah. Non fare on. Ci serve.
Ok, ecco, perché anche la colonna qui non ci sono dialoghi, ma la colonna sonora è molto bella di questo ogni livello ha un bel. Questi personaggi. Ok, quindi questo era uno dei primi titoli, il primo titolo che volevo un po' farvi vedere, ma giusto per dare un esempio, in realtà, ecco, la questione poi qui, a proposito di creare un po' conoscenza, cioè la questione è quella di dire, ok, io parto da questo come un genere di cinema, io ho visto un film che mi piace, mi informo su che genere è, perfetto, facciamo conto che questo tipo di videogioco mi piace, io se mi informo un attimo su internet, ma veramente con degli strumenti così, basta scrivere giochi come Unravel. Ci sono centinaia di siti che vi dicono: Ah, ti è piaciuto Unravel? Perché non provi questo, questo, questo? Ed esattamente come un critico letterario ti fa un po' un'introduzione, magari prima di leggere un libro o di guardare un film, magari noi abbiamo dei critici letterari o cinematografici a cui ci affidiamo, magari ci sono quelli che ti fanno una breve scheda dei vari giochi, te li propongono per quali motivi, e io posso iniziare così a creare un pochino la mia cultura, videoludica, ma giusto in generale. Adesso vi farei vedere invece un altro titolo, questo è molto più narrativo ed è un open world. E vi faccio vedere un PEGI 16, non tanto perché ci sia volgarità o violenza esplicita, però magari ci sono delle scene, come posso dire, è un film quasi abbastanza adulto, cioè comunque tratta di temi abbastanza importanti, quindi anche in questo caso, come spiegava Francesco, non hanno messo un PEGI 16 tanto per... Come posso dire, una violenza esplicita, ma perché dialoghi, eccetera, eccetera, adesso lo vedrete, sono abbastanza, come posso dire, adulti. E in questo caso, invece, è una storia fantascientifica, c'è una sorta di scenario post-apocalittico in cui tendenzialmente l'uomo aveva una tecnologia, ma poi è successo qualcosa per cui si è ritornati a uno stadio primitivo, e quindi adesso ci sono delle tribù, tipo neolitico. Solo che ambientato, invece di scolpire sulla pietra, loro recuperano elementi meccanici del vecchio mondo e si organizzano un po' in tribù. Vi farei vedere il filmato introduttivo, ma giusto per farvi capire il livello di narrazione, il livello di costruzione dei personaggi, insomma, come adesso stiamo sviluppando magari giochi indirizzati a un pubblico un po' più adulto, che però, ripeto, con una dimensione magari simbolica e narrativa molto importante. Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere. Vedi questa. La porta di pa mia figlia. Signor Roberto. Ma è qua che esce il mio è sempre il mio sposto, non è un Oggi gioco, pronuncerò perché è un il po' nome più di spaccioso, quel piccolo. però la definizione. Non no, perché è del 2016 questo gioco, quindi non lo supportava, però la definizione è molto più lunga. Di solito c'ha sesso messi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma vi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Punto il cacciare bestie. Le macchine, altre cose, devi essere e rispettare il dolore che lo insegnano un giorno.
l'alta matriarca Tirs. Cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, poi è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta, e lei? Sono un'altra matriarca e benedico chi desidera. Beh, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Anai! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito. Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura. Cosa ti ha detto sulla sua nascita immaginato? Rispondi. Ho fatto come mi avevate chiesto. Cresci, sì. Nessuno ha parlato di un amore, basta. E tu, benedirne il nome come se... Conosco i miei doveri. Verso il muro. Sono qui. E dovunque andrai. Dimmi se seguirò. Ok, quindi questo invece è un gioco per gli 16, cioè come avete intuito, poi adesso da me di gameplay purtroppo anche io devo scappare, però poi la storia è questa bambina cresce, diventa una donna adulta e si trova a muoversi in uno scenario simile a quello che vedete nella schermata introduttiva, che è un open world. Questo vuol dire che non ci sono dei livelli limitati o così, ma tu hai delle missioni da compiere, quindi anche in questo caso, va bene, magari il mondo è sconfinato, ma tu hai delle missioni, quindi sempre parlando del tempo, tu puoi dire, boh, puoi fare top missioni, poi interrompi il gioco. Però anche in questo caso vedete che è un gioco un po' più adulto, un PG 16, cioè è un comparto narrativo importante, dei personaggi, una storia di background, un'ambientazione. Cioè hanno iniziato a fare dei lavori anche dal punto di vista un po' della scrittura dei personaggi. Chi ha scritto questo è australiano, la Guerrilla Game è australiana, e hanno contattato gli sceneggiatori professionisti per scrivere comunque la storia di questo videogioco. Al suo interno ci sono dei temi molto importanti che si intuiscono, cioè l'espediente della tribù e della, cioè il tema ambientalista, c'è il tema del fare parte o non parte di un gruppo, cioè il tema di dire se tu sei fuori dalla tribù fai più fatica. Infatti questo nostro il padre adottivo della ragazza è un emarginato, quindi c'è anche per gli adolescenti tutto il tema di come posso dire, cosa vuol dire far parte di un gruppo, la tribù. E sono temi che chi sviluppa il videogioco vuole trattare, come lo fa attraverso un espediente narrativo. Però quando uno si gioca, a me è rimasto impresso, tra l'altro era proprio qui, uno dei ragazzi che avevano partecipato a una delle serate, dopo 10 minuti che ha giocato, ha detto, qual è la tua sensazione di gioco? Cavolo, a me giocare a questo gioco fa pensare al fatto che se sei dentro la tribù, allora va tutto bene. Se sei da solo, invece hai meno possibilità di andare avanti. È proprio l'esperienza che vogliono farti sentire gli sviluppatori, cioè loro dicono, io nella tua esperienza di gioco voglio farti sperimentare questa cosa, cioè l'importanza del gruppo, e farti eventualmente anche riflettere. Chiaro è che è un PEGI 16 anche qui, non perché ci sia chissà quale violenza, se magari quando ti devi scontrare con altri della tribù e ti vogliono sconfiggere, tu devi colpirli, effettivamente non sono esseri umani, quindi però non è che c'è una violenza chissà quale esplicita, però per riuscire a capire bene certi concetti e non esserne stimolati senza poi un elemento di ritorno, serve avere una certa età, se di 16, perché a 16 anni magari hai già sviluppato in buona parte il pensiero astratto necessario per comprendere alcuni temi presentati da questo videogioco.
Quindi volevo portarvi due esempi di un PEGI 7, quindi un pubblico molto piccolo, PEGI 16, però vedete che entrambi hanno diversi risvolti poi che io posso utilizzare o su cui posso ragionare. Questo magari più stavo pensando anche in termini di un centro diurno. Cioè, va bene, siamo in 5, giochiamo a questo gioco, il personaggio è uno, però facciamo 20 minuti di gioco a testa, oppure decidiamo insieme quale scelte faremmo. Invece di guardarci un film e poi commentare criticamente il film, facciamo un po' di missioni di questo gioco e vediamo quali emozioni ci hanno suscitato. L'aspetto interattivo, secondo me, è ancora meglio da questo punto di vista di un film, o almeno nella mia esperienza funziona abbastanza bene. Idem l'altro, invece, più sulla cooperazione o come momento iniziale, così un po' di riscaldamento. Ecco, quelli sono proprio due esempi, ma ripeto, ce ne sarebbero tantissimi, però ahimè il tempo è tiranno, quindi abbiamo dovuto fare un po' una selezione. Ecco, quindi questo era quello che volevamo un po' presentarvi oggi. Quindi non so se voi avete qualche altra considerazione da fare, qualche altro dubbio, domanda. Altrimenti... Ma è che